Sono Antonino Poglio della Società dei Naturalisti e porto i saluti a nome del presidente della società, Marco Guida, che non è potuto venire stamane. È con grande piacere che ospitiamo questa riunione annuale dell'AIB in questa sede, che è una biblioteca e al tempo stesso non lo è, nel senso che nasce la nostra società nasce nel 1881 e dal 1920 è ospitata in questi locali dell'Università Federico II. E nel tempo la società ha cominciato a accumulare tutta una serie di beni librari e non, infatti sta costituendo oltre che la biblioteca anche un archivio, che erano frutto degli scambi che la società faceva con tutte le società simili che si occupavano di scienze naturali nel mondo e anche oggetto di donazioni che venivano da studiosi che o al termine della carriera o perché desiderosi di lasciare comunque alla società parte del loro lavoro donavano appunto alla società stessa. Quindi questa non nasce esattamente come una biblioteca, ma come un qualcosa che affiancava l'attività di ricerca e di diffusione delle conoscenze scientifiche della Società dei Naturalisti. Nel tempo è diventato un piccolo istituto culturale e la biblioteca e l'archivio, grazie all'aiuto di molti dell'AIB, soprintendenti e così via che ci stanno dando una mano, sta cominciando a costituirsi come qualcosa di diverso ed è perciò in questo passaggio da società a ente culturale e biblioteca e archivio che siamo particolarmente orgogliosi di ospitare qui la riunione di oggi, perché per noi è una prima volta in qualche modo, perché normalmente la società è legata soprattutto agli aspetti scientifici, quindi convegni e congressi che riguardano argomenti strettamente di natura naturalistica. E invece oggi si va su argomenti del tutto nuovi per noi e quindi sono particolarmente lieto di vedervi tutti qui e vi auguro buon lavoro. Grazie. Grazie professor Poglio dell'ospitalità e mi fa particolarmente piacere che questo nostro appuntamento MAB, tante volte rinviato dopo l'ultimo congresso del 2019 per motivi vari, sapete che c'è stato qualcosa che ha cambiato il mondo nel frattempo, ma poi mettere insieme tre associazioni grosse come le nostre, AIB, ANAI, ICOM, è difficile perché abbiamo ognuno i suoi appuntamenti, i suoi impegni, le sue agende, eccetera, quindi anche solo individuare una data non è stato facile. Per questo motivo ringrazio, però appunto in questo contesto, come dire, che è molto somigliante a quelli degli istituti culturali, no? Che posseggono patrimonio di vario genere, ma che fanno anche attività scientifica e culturale, che spesso sono soggetti privati, nel senso sono associazioni, sono fondazioni, risiede gran parte appunto della conoscenza insieme chiaramente a quella raccolta e promossa e valorizzata all'interno degli istituti pubblici. Quindi anche noi stessi, le nostre associazioni rappresentano questo ampio panorama di appartenenze, provenienze, specializzazioni che poi aiuta a lavorare bene nei nostri istituti, a migliorarli e anche attraverso il confronto e tra di noi a creare opportunità fondamentali di collaborazioni in un'ottica appunto di progressi verso il sistema nazionale del patrimonio. Quindi ringrazio molto voi che siete qui, ringrazio molto il comitato scientifico composto da esponenti di tutte le tre associazioni, quindi Mirko Modolo, Claudio Leombroni e Antonella Pinna che ci sarà domani, gli altri due sono presenti ma Antonella Pinna ci raggiungerà domani perché aveva un impegno concomitante.
E ringrazio molto il comitato organizzatore, quindi l'AIB Camp Lib sezione Campania, la segreteria nazionale AIB e in particolare nelle persone di Agnese Cargini, che se n'è occupata in rappresentanza, diciamo, seguendo le attività più da vicino per la segreteria nazionale, e Maria Pia Cacace, Pio Manzo della sezione AIB Campania, che si sono dati da fare per trovare, cosa non facile, una sede che fosse aperta di sabato, perché il sabato purtroppo nella nostra città la maggior parte degli istituti sono chiusi. Non parlo dei musei naturalmente, ma degli istituti che possano in qualche modo ospitare convegni, attività, eccetera. Quindi oggi siamo più raccolti rispetto a quanto non saremo domani, dove pure vedremo una bellissima sede, e quindi speriamo però di essere riusciti a non lasciare fuori nessuno di coloro che volevano partecipare. Vi porterò dopo i saluti della dottoressa Passarelli, direttore generale delle biblioteche, il diritto d'autore, che aveva confermato la sua partecipazione ma all'ultimo momento ha dovuto disdire, e volentieri passo la parola invece per i saluti alla dottoressa Laura Moro, direttore generale della biblioteca digitale, quindi il primo nome di questo istituto è stato Digital Library, adesso impegnata in un importantissimo progetto di cui forse vorrà darci qualche cenno. Okay. Grazie, mi alzo perché qui mi sento una netta dietro questa cattedra così alta. Allora, grazie dell'invito, sono molto contenta di aprire queste due giornate di studio. Mi ha fatto particolarmente piacere l'invito del coordinamento MAB, che ho accettato subito con piacere, perché la prospettiva MAB, cioè musei, archivi, biblioteche, l'integrazione tra questi ambiti di dominio è quella con cui abbiamo elaborato e scritto il Piano Nazionale di Digitalizzazione del Patrimonio Culturale, che forse qualcuno di voi avrà già esplorato. E questo piano nasce proprio in questa prospettiva MAB, è frutto di un gruppo di lavoro interdisciplinare, l'avete potuto vedere dai crediti. Abbiamo lavorato insieme con i colleghi di musei, archivi e biblioteche. Ma la prospettiva MAB è quella con cui stiamo affrontando le attività di digitalizzazione, le importanti attività di digitalizzazione che sono connesse al PNRR, perché anche lì, per predisporre le gare, i capitolati di gara, per fare le scelte anche di cosa digitalizzare e come digitalizzare, abbiamo lavorato per gruppi interdisciplinari, abbiamo degli standard descrittivi interdisciplinari, proprio in occasione di questa di queste campagne di digitalizzazione abbiamo rilasciato uno standard MEZ che abbiamo chiamato ECOMIC, cioè dell'ecosistema dei beni culturali, ed è con la prospettiva, nella prospettiva MAB, che stiamo costruendo l'infrastruttura software del patrimonio culturale, che è lo spazio dei dati della cultura dove risiederanno insieme i dati provenienti da tutti i domini, con l'obiettivo di preservare le specificità di dominio ma al tempo stesso offrire delle visioni complessive e trasversali del patrimonio culturale. Allora, questa la prospettiva MAB, so che sfondo porte aperte perché, diciamo, se siete qui è perché ne siete tutti fortemente convinti, però diciamo faccio qualche riflessione introduttiva che rafforza, è che questo è inevitabile se la prospettiva MAB è inevitabile se spostiamo lo sguardo dalle istituzioni alle persone, che è il percorso che stiamo facendo tutti. Se noi ci guardiamo alle spalle, guardiamo quello che abbiamo fatto negli anni passati, anche quando siamo andati incontro agli utenti con mettendo a disposizione per una fruizione allargata il patrimonio culturale, lo abbiamo fatto però partendo da logiche interne alle istituzioni, cioè abbiamo riprodotto, ma era inevitabile che fosse così, abbiamo riprodotto gli scaffali delle nostre istituzioni, le vetrine dei nostri musei.
Se mettiamo al centro le persone, però, dobbiamo considerare che i beni culturali come patrimonio culturale, ossia come un formidabile generatore di capitale semantico. Cos'è il capitale semantico? È quella facoltà umana di dare senso e significato alle cose, quindi che è ciò che ci consente di configurare ciò che ci circonda. E allora il capitale semantico di ciascuno di noi non coincide con le conoscenze disciplinari, ma si forma proprio nell'intersezione dei saperi. E quindi ogni bene culturale, a qualsiasi tipologia appartenga, contiene in sé tutti i saperi. Chiunque ne può fare, sia da dentro le istituzioni che da fuori. Ogni bene culturale contiene tutti i saperi e quindi può essere letto, interpretato, semantizzato attraverso discipline differenti. La sessione di oggi pomeriggio sulla fotografia sarà proprio una rappresentazione evidente di questo. All'inizio dell'avventura MAB mi sono andata a rileggere in occasione di questo incontro i primi documenti che avete scritto già ormai nel 2012. Allora, all'inizio prevaleva una logica funzionale, mi sembrerebbe di dire, ossia insieme si è più efficaci nell'azione. Cioè, ragioniamo insieme perché siamo più efficaci. Facciamo banche dati cross domain perché è più efficace la ricerca. E questa prospettiva ovviamente non viene meno, anzi si è rafforzata dopo che ormai diciamo tutte le discipline hanno elaborato il fatto che sono necessari modelli descrittivi trasversali. Attenzione che questo livello trasversale, lo dico per sicurezza, per evitare diciamo eventuali reprimende, e non è assolutamente sostitutivo dei sistemi di dominio, ma è un livello, e non è nemmeno un livello aggregativo, cioè come inviluppo delle discipline, ma è un livello integrativo, cioè è completa la visione disciplinare di dominio in una, diciamo, campitura più, di significati più ampia. Adesso, guardandoci alle spalle, adesso bisogna fare un ulteriore salto, ed è questa la riflessione finale che vi lascio. Dal mio punto di vista è necessario fare un ulteriore salto. Non so se ieri avete seguito il convegno finale di presentazione del progetto Indices che c'è stato alla Biblioteca Nazionale, e Pierluigi Sacco nell'intervento introduttivo ci ha detto in modo molto chiaro come la prospettiva europea su cui la Commissione europea sta spingendo attraverso norme, politiche, finanziamenti, programmi, piani, è quella di equiparare la cultura all'ambiente e alla salute, quindi la cultura come un elemento fondamentale della vita dell'uomo. Allora, se questa è la prospettiva dove dobbiamo andare, e noi che lavoriamo da una vita dentro questo settore ci andiamo volentieri verso questa prospettiva, è chiaro che verso questa prospettiva non ci si può andare singolarmente. Non si va incontro a questo, le biblioteche da soli, gli archivi da soli, i musei da soli, no? Perché la partita è troppo grande e influenzerà troppo il nostro futuro, perché è solo in questa dimensione che possiamo cogliere le sfide importanti, che saranno sfide globali che ci aspettano per il futuro. Il patrimonio culturale insieme alle attività culturali, e mi permetto di dire che i beni culturali sono continua ispirazione della creatività, quindi riconduco naturalmente le attività culturali al patrimonio culturale, sarà il fondamento su cui costruire questa nuova visione del futuro basato appunto su sulla cultura come elemento esistenziale. E quindi è necessario che siano sviluppate politiche pubbliche che vadano fortemente in questa direzione, che guardino il patrimonio nel suo complesso, affinché appunto si radichi la consapevolezza che la cultura è come l'aria. Ecco, queste politiche devono prendere in considerazione non solo la capacità estrattiva del patrimonio culturale inteso come un giacimento, ma anche la capacità generativa, ne parlavo ieri. E quindi allora, per rispondere alla domanda di questo convegno, cioè qual è il futuro di musei, archivi e biblioteche, mi sentirei di dire che è un futuro
Sicuramente digitale, perché il digitale abilita la possibilità di avere letture plurime del patrimonio culturale senza mettere in crisi i domini disciplinari. Quindi è digitale, è un futuro digitale, è un futuro integrato ed è un futuro partecipativo, perché noi abbiamo bisogno di un'intelligenza collettiva per affrontare le sfide del futuro, che sono sfide globali. E quindi direi che questo incontro di oggi e di domani e tutta questa attività su cui le associazioni sono fortemente impegnate da più di un decennio, perché è dal 2012, no, che esiste questo coordinamento, è il futuro di musei, archivi e biblioteche. Non ne vedo un altro. Grazie e buon lavoro. Allora, ringrazio molto Laura Moro per averci dato tutti questi spunti e anche tanto conforto sull'approccio, perché personalmente lo condivido molto e credo che sia proprio pienamente nei temi che affronteremo durante queste due giornate. Quindi grazie davvero e anche grazie di avere introdotto un metodo partecipato di lavoro all'interno della macchina ministeriale, che è chiaramente complessa. Ma lei è riuscita appunto ad avviare un procedimento, anzi non un procedimento, perché avviare un procedimento è proprio una locuzione di tipo amministrativo, no, un processo di consultazione permanente allargato, io dico, a centri concentrici, a tutti i potenziali stakeholder, oltre che a partire dagli esperti del Ministero stesso. Non era scontato, non era dovuto, è stata probabilmente la prima esperienza così ampia all'interno del Ministero. E poi adesso sono felice di passare la parola al dottor Gabriele Capone, che conosciamo tutti in Campania. Io sono fortuitamente sì presidente nazionale, ma in maniera stabile invece sono una cittadina e una bibliotecaria napoletana. Quindi ho il piacere di conoscere il dottor Capone da molti anni, e il dottor Capone qui nella sua veste di soprintendente, importantissima, di soprintendente archivistico bibliografico della Campania, ma è anche dirigente del servizio secondo istituti culturali, che appunto ha un ruolo importantissimo nel sostegno all'attività scientifica e culturale di ciò che diceva, di cui si diceva poc'anzi, cioè istituti che hanno bisogno di un sostegno pubblico, oltre che di procacciare attraverso fundraising risorse, per poter continuare a svolgere la loro attività culturale e scientifica. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Intervengo prima come soprintendente, poi di là mi spoglio, ritorno come servizio secondo, e quindi inizio in un modo, termino in un altro. Parto dall'intenso, importante, significativo e stimolante intervento del direttore generale Laura Moro. E parto dalla parte finale. Quale futuro per musei, archivi e biblioteche? E qui rispondo da persona quasi anziana, anzi anziana. Il futuro è che la biblioteca fa la biblioteca, l'archivio fa l'archivio e il museo fa il museo. Negli ultimi tempi sto vedendo troppa, o forse esagerate rincorse a biblioteche che vogliono fare musei, ad archivi che vogliono fare musei. Allora, noi questa voglia di rincorrere i numeri dei musei, perché adesso il Ministero va verso anche una misurazione della nostra qualità attraverso i numeri, secondo me è una cosa che ci sta portando verso una direzione sbagliata e ci sta facendo perdere una natura che non è una natura del confronto e del coordinamento di esperienze e di skills diverse, perché Laura ci ha indicato un medium, che è il mezzo digitale, che può aumentare lo spazio di conoscenze dei nostri istituti. Ma noi dobbiamo ricordarci qual è la natura dei nostri istituti, qual è la mission dei nostri istituti. E vi parlo da bibliotecario, che fa il soprintendente
anche archivistico, che ringraziando Dio nella vita mi ha dato la possibilità di prendermi anche qualche specializzazione archivistica. E quindi ho la fortuna, come dire, di comprendere, ma con grande modestia per carità, questi due straordinari mondi. Vedete, io il MAB per la prima volta l'ho approcciato, credo un anno e mezzo fa, con la collega Maria Pia Cacace e il presidente della ANAI Campania, Erika Vettone, persone con le quali si è instaurato anche un rapporto umano secondo me importante, per quanto mi riguarda sicuramente di rispetto e di stima per le capacità enormi professionali, professionalità diffuse per carità in tanti altri segmenti e anche in tante altre persone che sono in questa aula e anche fuori da quest'aula. Ora, porto in concretezza, perché chi mi conosce sa che purtroppo anche per la mia mole non riesco a fare troppi voli pindarici, quindi rimango sempre con dei piedi molto per terra. Al netto di quelle che possono essere più o meno le possibilità che il territorio offre nell'intersecare professionalità come quella del bibliotecario, dell'archivista o del preparatore di museo, io mi sono posto un problema di fronte alla possibilità forse di attivare questo intreccio di professionalità. Come riconoscere il MAB? Come contrattualizzarlo? Perché questo è un tema. Il tema è: ci sono le persone, ci sono le professionalità e poi ci sono, diciamo, le strutture superiori, che probabilmente potrebbero essere, in sintesi, rispetto a quella che sono delle peculiarità che il lavoro di soprintendente ti fa impattare, cioè strutture, istituti, collezioni che presentano nature di materiali diverse e che rendono necessario la presenza di professionalità diverse. Ecco, la possibilità di immaginarsi che non siano soltanto dei singoli professionisti, ma che una struttura che possa sostituire in un lavoro così complesso di intreccio di conoscenze potrebbe aiutare a migliorare ulteriormente e a consolidare il coordinamento di queste professionalità. Vado in conclusione, perché mi rendo conto che questi sono saluti, siamo abituati a saluti con pochi contenuti, io e Laura forse ci stiamo un po' troppo allargando, però vado veramente, Presidente, in conclusione. Quella seconda parte che riguarda le fotografie. Vedete che questa soprintendenza, tra mille difficoltà, perché se dovessi parlarvi dei problemi, dei miei fallimenti, che sono i fallimenti di un istituto, probabilmente questo incontro durerebbe alcune settimane. E allora, per un patto di buona creanza che ho con voi, vi parlo dei pochissimi successi. E uno di questi pochi successi potrebbe essere il fatto che nei prossimi mesi inizieremo... abbiamo già fatto in maniera informale, ma adesso lo andremo a formalizzare, la schedatura e in parte la digitalizzazione dell'archivio fotografico dell'Ilva di Bagnoli. Riportiamo nella memoria della città, del Mezzogiorno, della nostra storia economica, sociale, industriale, politica, uno degli elementi più importanti che ha consentito la crescita di questa città, la crescita di questa regione, anche se oggi si va in quelle lande desolate, magari il venerdì, il sabato sera, a ballare, i nostri giovani, e nemmeno sanno più che cosa è stato per 40-50 anni quel territorio. L'altra cosa, invece, mi rivolgo agli amici del MUDIF, forse abbiamo avuto, no forse, tolgo la formula dubitativa, un riconoscimento per l'archivio fotografico giovane che conservate presso il MUDIF, un fotografo straordinario, un reporter straordinario che partendo da una
piccola città campana è riuscito a trovare un'intimità con i grandi del XX secolo, fotografandoli e portandoci momenti veramente unici della storia di personaggi che vanno da Hemingway a Che Guevara. Termino, servizio secondo. Abbiamo terminato il 31 gennaio convegni e pubblicazioni e la parte che riguarda l'articolo 8, che sono i contributi annuali. Ieri sono state presentate anche le commissioni. Io qui faccio una considerazione insieme a voi tutti, e questo riguarda sia per l'articolo 8 sia per che dal 1 aprile si aprirà invece la tabella triennale per gli istituti culturali. Guardate, prima di tutto faccio una considerazione. Sono arrivate per la tabella annuale, per il contributo annuale, circa 390 istanze. E in qualche occasione, nel convegno AICI che abbiamo avuto presso la Biblioteca Nazionale nel novembre scorso, io lamentavo di questo squilibrio territoriale, del fatto che gran parte di questi contributi, gran parte di queste istanze provenissero dal centro-nord. Ci sono delle ragioni storiche, ci sono delle ragioni culturali che fanno sì che gran parte di questi contributi del Ministero vadano al centro-nord. Però facciamo anche delle considerazioni positive. La piattaforma che abbiamo messo in moto, la circolare che è stata adottata, secondo me hanno fatto sì che delle 390 domande, ieri mi diceva l'ufficio, che uno o due forse non potranno essere accolte nei termini di valutazione. Quindi già significa che la qualità è estremamente aumentata. Ora, la conclusione è questa, che a volte può sembrare paradossale. Nella valutazione sia della tabella annuale sia della tabella triennale, dell'importante tabella triennale, uno degli elementi di valutazione sono le biblioteche, gli archivi e i musei. Quindi il mondo che proprio stamattina, come dire, ci è pertinente. Ora, un po' di paradosso c'è, nel fatto che nella valutazione di questa progettualità magari alla fine il finanziamento riguarda un qualcosa o attività che non riguardano né le biblioteche, né gli archivi, né le collezioni museali di questi istituti. Poiché molto spesso all'interno di questi istituti sono gli stessi bibliotecari, gli stessi archivisti, gli stessi addetti ai musei che contribuiscono alla realizzazione di questi progetti, sarà opportuno che per la tabella triennale, la cui piattaforma si aprirà il 1 aprile e terminerà il 30 aprile, si dia un certo rilievo in quella che è la progettualità triennale, nel recupero, nella valorizzazione, in quello che è la conoscenza del patrimonio librario, archivistico e museale. Grazie per la vostra attenzione. Grazie, ringrazio veramente il dottor Capone che ha costruito un discorso molto coerente nelle sue due giacche attuali. Il primo appunto collegato a un tema che deve vedere forme di convergenza, di integrazione, di interoperabilità tra le attività catalografiche dei nostri diversi istituti, che è quello delle fotografie, e quindi insomma il fatto di evidenziare come il lavoro delle soprintendenze sia fondamentale da questo punto di vista, anche per scavare un po' nel patrimonio culturale sommerso che rischia di rimanere per sempre tale se non c'è anche una forma di riconoscimento che in qualche modo, come dire, sancisca anche forme di responsabilità. E l'altro, l'importanza fondamentale del servizio secondo, anche nell'ottica non solo del riequilibrio
territoriale delle forme di sostegno alla produzione di conoscenza che proviene anche da semplici biblioteche, archivi e musei senza nulla attorno, ma appunto perché è proprio nella natura di questi istituti essere produttori di conoscenza, e però anche nel analizzare criticamente il pregresso e vedere come si può migliorare ulteriormente le modalità di valutazione dei progetti che vengono presentati. E questo è un lavoro fondamentale che riguarda tra l'altro anche le nostre associazioni. Noi per esempio AIB siamo titolari di una biblioteca e quindi insomma conosciamo l'importanza della documentazione accurata e della rendicontazione coerente di tutto ciò che si fa. E adesso vi leggo, mentre chiedo a Pio Manzo di avvertire Patrizia, Cristina Ambrosini, quando appunto mi avvicino al termine della lettura, vi leggerò il saluto della dottoressa Paola Passarelli, che non è potuta essere presente con noi, ma che aveva piacere di portare la sua voce. Allora, nel salutare tutti i presenti vorrei ringraziare Rosa Maiello, Presidente dell'Associazione Italiana Biblioteche, dell'invito a partecipare al 5° Congresso Nazionale MAB, nonché i relatori e tutti i partecipanti. Purtroppo, con mio sommo dispiacere, a causa di sopraggiunti improrogabili impegni istituzionali, non ho potuto presenziare fisicamente. Tuttavia spero che vogliate accogliere questo mio saluto per scritto come una forma di partecipazione in spirito. Quale futuro per musei, archivi e biblioteche, recita il titolo. Per quanto concerne l'ambito di mia competenza, ritengo che per il futuro delle biblioteche siano fondamentali l'impegno nel presente e la cura del passato. In quest'ottica la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore predispone tutta una serie di misure di intervento, sostegno e contributo nei confronti dello stratificato e molteplice sistema bibliografico, chiamato a tutelare, valorizzare e promuovere un patrimonio librario imponente come quello italiano. Misure di intervento, sostegno e contributo che in questi anni recenti hanno peraltro conosciuto un incremento finanziario significativo. Al riguardo mi limito a ricordare anzitutto la gestione delle 46 biblioteche pubbliche statali, 5 delle quali tuttavia afferiscono a istituti museali autonomi o altre amministrazioni del MIC. Non meno importanti sono i contributi annuali per il funzionamento e le attività di biblioteche non statali in base alla circolare 5/2021, che nell'ultimo triennio hanno visto raddoppiare la dotazione stanziata da 930.494 euro del 2020, si è passati a 1.961.945 euro del 2022. Rilevante poi il contributo alle biblioteche per acquisto libri, sostegno all'editoria libraria stabilito dal decreto del MIC numero 8 del 14 gennaio 2022, che attua a sua volta le disposizioni di cui all'articolo 1,350 della legge 30 dicembre 2021 numero 234. Una misura piuttosto impattante se si considera lo stanziamento di 30 milioni di euro per ciascun esercizio 2021-2023. Significativo inoltre il fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario, articolo 22,7 quater decreto legge 24 aprile 17 numero 50, convertito nella legge 96/2017, i cui beneficiari sono le biblioteche scolastiche e i sistemi bibliotecari. Limitatamente al 2022 sono stati assegnati contributi a un totale di 349 enti, di cui 154 sistemi bibliotecari e 195 biblioteche scolastiche. Riconducibili a queste misure poi si collocano i consistenti interventi di tutela del patrimonio in coordinamento con le soprintendenze regionali, interventi per i quali la DG, la Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore, ha erogato un finanziamento di 188.126 euro nel 2022 a fronte dei 131.482 euro del 2021. Nell'attività di tutela, condotta in coordinamento con le soprintendenze bibliografiche regionali, rientrano in qualche misura
anche i cospicui acquisti coattivi o a trattativa privata, attingendo al capitolo di spesa della Direzione Generale Biblioteche e Diritto d'Autore, che sono 5 milioni di euro per il 23, riservato all'acquisto di libri per le 46 biblioteche pubbliche statali. L'impegno nel presente e la cura del passato sono il portinnesto su cui far attecchire con successo il futuro delle biblioteche. Un futuro da immaginare e progettare, ma soprattutto realizzare. Sfida questa che, alla luce dei processi di trasformazione profondi e anche repentini che attraversano a più livelli questa nostra epoca, suggerisce un approccio fondato sul work in progress e sul crescente incrocio di competenze e saperi specialistici, nonché sulla creazione di sistemi aperti, ovvero suscettibili di implementazioni anche sostanziali nel corso del medio periodo. In questa prospettiva ritengo che Alfabetica rappresenti non solo un progetto esemplare, ma anche una pietra angolare per il futuro delle biblioteche. Il nuovo portale bibliografico avanzato consente la ricerca di notizie e materiali all'interno di un ecosistema digitale che connette banche dati diversi, quelle storiche dell'ICQ, OPAC, SBN, Manus Online, Edit 16, SBN, Teca, cataloghi storici digitalizzati e quelle esterne. Con la sua semplicità d'uso e la sua immediatezza, consente all'utente di creare ed esplorare infiniti percorsi culturali personalizzati, utilizzando le notizie bibliografiche e i materiali digitali disponibili come elementi di base, da sfogliare direttamente in digitale oppure localizzare per la consultazione fisica. Tra i caratteri di Alfabetica vi sono sia l'interoperabilità che la possibilità continua di implementazione, che rappresentano valori imprescindibili nella co-costruzione delle biblioteche come insieme di sistemi in grado di integrarsi ad altri insiemi di sistemi come quelli degli archivi e dei musei. Una sfida nella sfida, questa nella quale il MAB, con l'intera gamma di professionisti operanti, costituisce un fondamentale pilastro. È infatti indispensabile e impensabile qualsiasi futuro per i musei, archivi e biblioteche se non si pongono al centro dei processi di trasformazione in atto delle risorse umane, vale a dire le professionalità con vari profili in grado di progettare, nutrire e integrare costantemente e con competenza un sistema complesso in tutte le sue eterogenee componenti interconnesse. Concludo augurando buon lavoro ai relatori e a tutti i partecipanti. Beh, ringraziamo la dottoressa Passarelli appunto per il suo impegno assiduo nel potenziare il sostegno e il contributo alle biblioteche, ma anche nel potenziare le assunzioni che appunto servono come il pane, dal momento che è un settore particolarmente in crisi sia sul versante biblioteche statali sia in altri comparti, e noi speriamo che anche attraverso i ragionamenti che faremo insieme, come diceva Laura Moro, si possa capire che le specializzazioni di dominio, quanto più forti sono e popolate e popolose, come dire, numerose all'interno degli istituti, tanto più si riesce anche a promuovere convergenza e cooperazione e a mettersi in gioco anche superando, come dire, barriere ideologiche, concettuali, eccetera. Insomma, servono le professionalità proprio per arrivare appunto alla convergenza fatta bene. Io vi ringrazio davvero tanto e chiederei a Cristina. Allora, il dottor Parodi, che sarebbe dovuto essere con noi in rappresentanza della conferenza delle regioni, non ha potuto venire, ha chiesto alla dottoressa Cristina Ambrosini di sostituirlo. Quindi Pio, se la chiami per favore, eccola qui. Ah, ecco, non l'avevo visto. Benissimo. Allora, grazie. Grazie. Grazie a voi, appunto, porto i saluti di Luca Parodi, del collega della Regione Liguria, che è il nostro coordinatore per quanto riguarda la Commissione Cultura della Conferenza delle Regioni, e siamo molto contenti di poter partecipare anche attraverso la mia presenza a questo convegno MAB, perché
È vero ed è significativo che anche le regioni in questo momento sono impegnate direttamente a far proprio, a testare, a testare la temperatura di quanto stia crescendo l'approccio MAB sui nostri territori e nel nostro paese, perché è vero che parte dal basso questo approccio, esiste, è presente, ha bisogno di sostegno e ha bisogno di essere compreso soprattutto nelle linee che appunto la dottoressa Moro ha tracciato prima molto bene, che condividiamo pienamente. Si sta lavorando grandemente perché il presente degli istituti culturali, musei, archivi e biblioteche, in vista del futuro, possa essere davvero quella chiave di apertura verso un patrimonio condiviso che già i territori ci dicono vuole essere inserito in un percorso partecipato. Questo è così, i territori lo vivono, lo sentono, pure nella miriade e nella diversità delle difficoltà presenti, che sono soprattutto quelle sicuramente anche per i piccoli musei e piccoli archivi, quelle delle competenze, delle persone che custodiscono nel senso vero latino del termine, che è un custodire perché si ama e perché si vuole condividere, ma è proprio lo scatto che si fa nelle difficoltà che ci porta a riconoscere in molta parte delle nostre regioni già delle scelte, delle buone pratiche verso una condivisione nella lettura dei patrimoni, una trasversalità nel proporre delle progettualità che uniscono le forze alla ricerca di una crescita di competenze. E devo dire che la fase che stiamo vivendo, che ci vede fortemente impegnati insieme al Ministero e agli altri soggetti istituzionali per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ci sta veramente mettendo sul tavolo questa realtà e ci dà la grande responsabilità di contribuire a uno sviluppo e a un percorso che dobbiamo avere anche il coraggio di capire che probabilmente scopriremo e adatteremo strada facendo. Ma devo dire che sul tema delle figure professionali anche noi come regioni siamo fortemente impegnati a cercare dei percorsi condivisi col Ministero e in particolare con la Fondazione dei Beni e Attività Culturali per rafforzare la necessità di poter vedere riconosciute delle figure professionali ulteriori rispetto a quelle che ci sono, proprio per garantire questa interoperabilità, questo scambio, questa interdisciplinarietà e soprattutto viste e lette in un rapporto con un tema a cui noi teniamo tantissimo, che è quello dell'accessibilità al patrimonio culturale, organicamente inteso, accessibilità in una logica di design for all, non superamento di barriere. Le barriere esistono nei luoghi perché ci sono, non esistono nelle persone. Il patrimonio culturale è accessibile di suo per definizione e questo è un po' lo spirito che sta animando i lavori intensi, continui e anche molto concreti del coordinamento tecnico che afferisce alla Commissione Cultura per i temi della digitalizzazione, ma anche su molti altri investimenti del piano nazionale, che comunque vedono, come sappiamo, un forte ingaggio sul fronte della cultura, ma anche e soprattutto con un impegno a davvero innervare molto di più gli istituti culturali all'interno del patrimonio culturale diffuso, e questo si vede tantissimo anche nelle progettualità che sono venute avanti nel tema sui musei e col bando legato alla rimozione delle barriere di ogni tipo, gestito e curato e diretto dalla Direzione Generale Musei, ma anche moltissimo su tutti gli investimenti legati al, per esempio, alla valorizzazione, alla salvaguardia dei piccoli siti, dei centri, dei borghi, dell'architettura rurale, del paesaggio rurale. Ecco, c'è davvero un fermento importante, ci sono piccole comunità patrimoniali che stanno davvero crescendo e si stanno coagulando e rinforzando intorno ai musei, agli archivi, alle biblioteche che costellano il nostro territorio, grazie agli apporti associativi, alle competenze, alla
alle passioni presenti in queste realtà. E come regioni noi abbiamo in questo momento, e lo sentiamo fortemente, la responsabilità di riconoscere la qualità dove esiste, di stimolarla, di sostenerla e di invitare sempre di più a una logica di rete, perché è fondamentale per crescere insieme. Quindi buon lavoro e lo seguirò molto volentieri partecipando. Grazie. Grazie mille, e sono particolarmente felice del fatto che in molti dei vostri interventi serpeggiasse un approccio molto affine a quello della Convenzione di Faro, che è stata recepita recentemente, che parla proprio di partecipazione attiva all'eredità culturale e comunità patrimoniali che nascono, crescono, si sviluppano attraverso appunto il prendersi cura, ma anche l'essere coinvolte nella gestione nella cura del patrimonio, cura che appunto segue un ciclo ininterrotto. Io spero tra l'altro che uno dei prossimi appuntamenti MAB riguardi la conservazione del contemporaneo. Come bibliotecaria, per esempio, sono molto preoccupata per la conservazione dei libri contemporanei, ma anche di tutte le pubblicazioni contemporanee. Ci sono però moltissime oggi installazioni museali, installazioni artistiche, che nascono in digitale e rimangono in digitale. Ecco, forse appunto sarebbe opportuno capire sul contemporaneo come si può intervenire prima che, come dire, diventi un problema solo di conservazione, e come si può cercare di essere tutti partecipi dell'esigenza di tutelarlo e di restituirlo ai posteri. Vi ringrazio ancora e lascio volentieri il microfono e la conduzione ai nostri valorosi, sì, diciamo così. Tre, diciamo, in rappresentanza di Antonella Pina, l'unica donna non c'è. Claudio Leombroni, con un pomodoro. Sono ormai stop binary. No, saremo molto brevi perché siamo già in ritardo. Quindi con me è Mirko Modolo, che in realtà è il futuro del MAB, non dico il passato, ma quasi, e difatti, sto in piedi. Noi abbiamo iniziato questa avventura MAB nel 2012, proprio a Milano, nel Palazzo Lombardia, alcuni presenti c'erano, e lì furono fissati alcuni temi di lavoro, dalla professione alle risorse e anche ai sistemi culturali. Ricordo un gruppo in cui ero anch'io. La situazione era un po' diversa, sono passati 10 anni, però c'erano gli effetti della crisi, quindi il dibattito fu molto, devo dire, molto costruttivo. Sul sito vedete ancora qualche traccia, ci sono ancora degli abstract o delle relazioni di quel periodo. Di lì cominciò un appuntamento biennale, quindi grosso modo, quindi cominciava nel 15, nel 17, nel 19, furono affrontati temi legati, se ben ricordo, alla professione. I convegni successivi furono tenuti a Roma in diverse location. E i temi della professione, il tema del web, e l'ultimo, che si tenne all'archivio centrale dello Stato, se non sbaglio, riguardava una cosa su cui le associazioni cominciarono a riflettere, diciamo, sul lessico familiare, cioè che cosa significasse dai tre punti di vista catalogare, interpretare, rappresentare il patrimonio culturale. Intanto vedete che fin dal 2012 il MAB si qualifica come professionisti del patrimonio culturale, quindi aveva già adottato una nozione
che poi adesso è entrata ed è sostanziata anche dalla cornice di faro che esisteva già allora perché ha avuto una lunga procedura di ratifica. Poi vedete, siamo al 23, questo è successo, sono successe diverse cose, noi avevamo pensato anche di riprendere il discorso che era stato avviato nel 19, proprio chiamiamolo così, sul lessico familiare, perché è quello dove le professioni si confrontano a fondo, non in superficie. Poi è inutile che vi dica cosa è successo, quindi siamo al 23 e l'idea iniziale è stata un po' cambiata e devo dire soprattutto la speranza del MAB, Mirko Modola, ha proposto un tema che è molto bello per vedere i confronti delle varie comunità professionali e comunità epistemiche, se vogliamo così chiamarle, un tema stimolante che nel pomeriggio avrà naturalmente un appuntamento importante, quindi lascio la parola a Mirko per aggiungere qualche altra cosa. Noi ci auguriamo di riprendere con regolarità questi convegni. Siamo al 23, cioè la cadenza biennale. Questo è organizzato dall'AIB, c'era anche una rotazione nell'organizzazione, quindi noi ci auguriamo che questa riprenda e che riprenda anche il rapporto. Adesso è stato istituito un coordinamento nazionale, ma che esista un collegamento anche più efficace con i MAB regionali, proprio perché questo congresso sia anche l'espressione un po' di un'elaborazione collettiva, perché questo è di un confronto collettivo. La sessione che segue riguarda le esperienze regionali e quindi noi annettiamo grande importanza a questo, ma io lascio la parola al futuro del MAB per... Una bella responsabilità. Grazie Claudio. Non scappare. Allora, buongiorno a tutti, sono molto contento di essere qui tra voi oggi, porto i saluti della NAI come delegato a NAI per MAB e ringrazio soprattutto AIB per l'organizzazione di questo evento, in particolare Maria Pia Cacace, Pio Manzo e Agnese Cargini che non è qui oggi con noi. E poi anche Erika Vettone per quanto riguarda il supporto che mi ha dato lato ANAI Campania per la realizzazione di questa iniziativa. E, questo quinto congresso MAB è come avrete visto dal programma, è un congresso tripartito, perché questa tripartizione riflette un po' quelle che sono secondo me le tre anime di MAB. E cioè quella esperienziale, quella legata cioè alle esperienze locali, che sono un po' il motore, il fulcro di MAB, e questa è la prima sessione che si aprirà a breve. Poi abbiamo una seconda anima, che è quella del confronto tecnico-scientifico e interdisciplinare, che è la sessione pomeridiana, e infine l'impegno civile, che ha caratterizzato dal 2012 MAB, e quindi rispetto alle politiche del patrimonio culturale e alle istanze poi dei professionisti dei beni culturali. Perché oggi ha senso parlare di MAB? Mi sono chiesto in questi giorni una volta di più in occasione di questo congresso. Per rispondere a questa domanda vorrei partire dal ricordare la genesi della riforma ministeriale del 2016, che ha riunificato le soprintendenze territoriali, prima facenti capo alle soprintendenze per i beni archeologici, storico-artistici e architettonici. Questo percorso di riunificazione come è stato giustificato? È stato giustificato dalla banale constatazione che il paesaggio è unico, dall'unicità del paesaggio.
C'era quindi la necessità, si sentiva la necessità di integrare le varie competenze che operavano sul territorio e che quindi si occupavano della tutela del patrimonio culturale diffuso nel territorio, superando quelli che sono i rigidi steccati disciplinari. Da allora, non a caso, si sono moltiplicate poi le iniziative di formazione a livello di master, corsi universitari, proprio per favorire sempre di più il dialogo tra i professionisti dei beni culturali operanti nel territorio, e poi da ultimo anche i corsi della Fondazione Scuola del Patrimonio Culturale. Questo è un bene, ecco, ma io penso che simili percorsi di integrazione di competenze diverse debbano essere intrapresi anche a livello di esperienze, anche a livello di istituti e luoghi della cultura, e cioè attraverso l'opera di musei, archivi e biblioteche, istituti che custodiscono la nostra memoria storica, condividendo però allo stesso tempo il medesimo obiettivo, che è quello di renderla fruibile a tutti, a qualsiasi livello, in qualunque modo, sia materialmente che digitalmente. Ora, per ricomporre in sostanza il patrimonio culturale, la sua unicità, è presente in musei, archivi e biblioteche, e contemporaneamente metterlo in relazione con il patrimonio che è diffuso nel territorio. Ora, la rete MAB, del resto, è oggi più viva che mai, potremmo dire. Lo sta testimoniando anzitutto questa ampia partecipazione di pubblico. Abbiamo dovuto addirittura chiudere le iscrizioni a un certo punto di vista perché abbiamo raggiunto la quota massima, e testimoniato anche poi, sarà testimoniata questa vivacità di MAB anche dalle voci delle comunità territoriali che animeranno la tavola rotonda moderata dalla qui presente Sara Rivoira. Sono tanti i temi che ci uniscono, dalla sicurezza del patrimonio culturale, dalla conservazione, dalla presenza di beni culturali cosiddetti liminari di frontiera, come appunto le fotografie di cui parleremo oggi pomeriggio, al rapporto, anche se vogliamo, tra gli istituti e le loro sedi monumentali, agli allestimenti di musei e mostre che tendono sempre di più a integrare beni culturali di tipologia diversa, e alle politiche culturali, si pensi poi al discorso dei livelli minimi, gli standard minimi di qualità per gli istituti culturali, si pensi al tema, grande tema della tutela nel rapporto tra Stato e Regioni, un tema ritornato attualissimo ora che si parla di regionalismo differenziato. Si pensi poi al tema degli accordi di valorizzazione, di cui è l'articolo 112,5 del Codice dei Beni Culturali, per una gestione integrata del patrimonio culturale presente nel territorio. Anche questa è un'opzione rimasta ancora largamente inesplorata. Ma soprattutto a unirci sono i temi che riguardano il digitale, che poi è l'ambito verso cui si trovano a convergere musei, archivi e biblioteche, le iniziative di questi istituti, sia pubblici che privati. I progetti di digitalizzazione del patrimonio culturale consentono, come è noto, di ampliare notevolmente le possibilità di fruizione del nostro patrimonio, ma consentono anche di valorizzare tutto quell'insieme di quelle trame di relazioni contestuali tra beni di diversa natura conservati in uno stesso istituto oppure in istituti diversi. Proprio per questo credo che oggi più che mai sia necessario sviluppare tra i professionisti dei beni culturali quella che io chiamo una vera e propria cultura MAB, soprattutto in sede di elaborazione di progetti di digitalizzazione, per valorizzare al massimo la capacità del digitale, propria del digitale, di creare dei ponti e di valorizzare le relazioni, percorsi interattivi di fruizione, capaci di mettere in comunicazione tra loro beni archeologici, beni storico-artistici, archivistici e librari, che compongono la multiforme varietà del nostro patrimonio culturale. Il digitale permette ai musei, archivi e biblioteche di fare rete e al tempo stesso di tenere viva, accesa la memoria del passato e di promuovere la conoscenza del patrimonio culturale che sta diffuso nel territorio oltre le pareti dei musei, archivi e biblioteche, che pure contengono parti importanti del nostro patrimonio. Il digitale consente di ricostituire a livello virtuale contesti perduti, contesti originari, soprattutto se riusciremo a far prevalere la logica MAB rispetto alle tendenze all'autoreferenzialità che talvolta ancora si possono cogliere in qualche istituto. Penso alle iniziative importanti degli istituti centrali del Ministero della Cultura,
ai WebGIS territoriali che sono promossi dalle soprintendenze statali ma anche dalle regioni, o ai portali di fondazioni private costituite o in via di sviluppo. Ne parleremo oggi pomeriggio della Fondazione Zeri e della Fondazione Alinari di Firenze. Ecco, proprio a partire dai temi legati al digitale, le associazioni MAB hanno avviato, oltre alle iniziative locali, e questo mi preme sottolinearlo, anche dei momenti di confronto e scambio a livello nazionale, in occasione di tappe importanti nel percorso di rinnovamento digitale del nostro Paese. Risalgono infatti, ad esempio, al mese di autunno, nell'autunno, ottobre del 2020, un importante documento che sono le raccomandazioni della rete MAB per il recepimento della direttiva europea sul copyright, che comprende alcune importanti eccezioni al diritto d'autore, di particolare interesse proprio per musei, archivi e biblioteche. Il recepimento di queste da parte degli Stati membri è obbligatorio, ma è, come sapete, diciamo, compito degli istituti nazionali adattarle alla legislazione nazionale, esercitando proprio alcune delle opzioni che sono proprio lasciate aperte dalla direttiva, espressamente dalla direttiva europea. E devo ammettere che le raccomandazioni sono state recepite solo in parte e che ancora molto si può e deve fare per ampliare le possibilità di accesso alle risorse digitali culturali. Ciononostante, la rete MAB ha saputo dimostrare coesione, e questo lo voglio sottolineare, che si è riscontrata anche in seguito all'uscita del Piano Nazionale di Digitalizzazione elaborato dalla Digital Library del MIC. Il PND rappresenta un documento fondamentale per guidare i processi di digitalizzazione finanziati con i fondi del PNRR. Il documento è stato oggetto di una consultazione pubblica importante, come ha ricordato prima l'architetto Moro, e proprio questa modalità ha favorito il confronto tra le varie associazioni, tra ICOM, AI, BANAI e anche IUCD, che dopo aver elaborato in autonomia i propri documenti ha ben pensato di fare un documento unico. Si tratta di un metodo innovativo che si spera naturalmente possa essere seguito anche in seguito per i successivi aggiornamenti al piano nazionale. Ora, questi due documenti sono importanti e dimostrano quanto sia importante oggi fare rete tra le diverse associazioni, le quali hanno bisogno di fare massa critica, oggi più che mai, per far sentire la propria voce rispetto ai grandi temi delle politiche del patrimonio culturale, che attendono anche da noi, anche dai professionisti dei beni culturali, una risposta. Ma non possiamo rivolgerci solo alla realtà dei professionisti dei beni culturali, dobbiamo infatti poter mettere al centro anche quelle che sono le istanze di ciò che la Convenzione di Faro, prima richiamata, chiama comunità di patrimonio, cui prestiamo il nostro servizio nel pubblico e nel privato e che danno poi alla fine compiutamente il senso di quello che è il nostro mestiere. Per farlo occorre pensare alla mission di musei, archivi e biblioteche nell'era del digitale, che deve essere quella di dilatare al massimo le possibilità di accesso ai dati e alle informazioni detenute da musei, archivi e biblioteche, e di permettere a chiunque il riuso più libero di quelle che sono le risorse digitali oggi presenti nel nostro patrimonio culturale digitalizzato. Altrimenti sarà vano il nostro sforzo di fare rete tutti insieme. Grazie. Dunque, ecco. A questo punto darei la parola direttamente alla moderatrice della tavola rotonda per questa nostra prima sessione, quindi entriamo nel vivo in medias res di questo congresso, prego Sara, e per la tavola rotonda che darà voce alle comunità MAB e alle esperienze MAB del territorio. Prego Sara. Grazie Mirko, grazie a tutti. Ecco. Intanto, mentre ci organizziamo, inviterei le prime tre persone che interverranno in questa tavola, quindi Maria Pia Cacace, Grazia Tatò e Ornella Foglieni, a raggiungermi qua. I partecipanti a questa tavola sono 6, facciamo diciamo due turni. Prego, prendete pure posto. Allora, intanto vi ringrazio per questa... Insomma, ringrazio gli organizzatori per avermi invitata a presiedere questa tavola, per me è veramente un onore
Io mi presento, sono Sara Rivoira, appunto ANAI Piemonte Valle d'Aosta e MAB Piemonte. Sono un archivista, ma da ormai dal 2013 di fatto lavoro nell'ambito del... Ok, adesso spero mi sentiate meglio. Dicevo che sono un archivista, però ormai dal 2013 lavoro nel contesto del patrimonio culturale, quindi potrei dire che MAB per me è una sorta di condizione esistenziale, come penso lo sia anche per molti di noi. Condizione esistenziale che è sicuramente un'opportunità. Allora, come avete letto anche dal programma, questa tavola rotonda si articola intorno alle esperienze MAB dei vari coordinamenti regionali, negli ambiti appunto nei quali vari professionisti dei beni culturali possono incontrarsi e confrontarsi. Noi sappiamo che probabilmente è proprio l'ambito territoriale quello che dà supporto, che dà senso alla nostra attività, in cui ci si spende e da cui penso possano emergere effettivamente poi, come dire, il cuore di quello che è il nostro coordinamento. Come avete visto, alla tavola rotonda poi seguirà un dibattito che però pensiamo come parte integrante di questa tavola. Ora qui siedono alcune persone che hanno anche il compito di darci degli stimoli a partire dall'attività che i coordinamenti svolgono sulle regioni, però il dibattito in realtà costituisce proprio il nostro momento di confronto. E proprio per questo alle persone che partecipano è stato chiesto di individuare alcuni temi che a loro avviso siano rappresentativi, significativi dell'attività che è stata svolta dai coordinamenti negli ultimi anni, dall'ultimo congresso, diciamo, che possano andare ad individuare o dei temi che sono stati affrontati, discussi, delle questioni, anche Mirko accennava a questo, oppure che facciano riferimento a delle modalità di lavoro, perché noi sappiamo che ci sono dei temi, ma c'è anche un modo di lavorare insieme, quanto siamo capaci di lavorare insieme, di sviluppare effettivamente dei percorsi condivisi. Quindi, avendo la capacità attraverso questa tavola e questo dibattito sia di far emergere quelli che sono i punti di forza del nostro coordinamento, ma di non avere paura anche di accennare a degli elementi di debolezza, delle criticità, cioè nominare questo tipo di cosa permette effettivamente di migliorare un percorso, e un momento come un congresso deve essere proprio destinato anche a questo. Sono già stati nominati, citati gli Stati Generali del 2012. Preparando questa tavola rotonda sono anche andata un po' a ripescare veramente nella memoria delle attività MAB, e prima del 2012 in Piemonte nel 2010 era stato fatto un convegno MAB che voleva, come dire, essere uno spazio per lanciare proprio anche quello che poi sarebbe diventato il coordinamento. In quell'occasione erano intervenuti tre colleghi che insomma tutti voi conoscete: Diego Robotti per ANAI, Cecilia Cognini per AIB e Daniele Giallà per ICOM, e in quell'occasione era stata fatta un'analisi dello stato dell'arte, delle professioni, dei beni culturali, ma anche delle politiche del patrimonio culturale. In questo caso si trattava delle politiche regionali con uno sguardo anche al nazionale, però diciamo che quello che io ho voluto richiamare questo appuntamento, perché da allora è stato fatto un lungo percorso, e credo che proprio il tema voglio mettere su questo tavolo proprio il discorso legato al fatto che MAB è un percorso in itinere, c'è una progressione, un andare avanti, un mettersi in cammino, e poi il fatto che molte delle questioni che allora furono affrontate, proprio il tema anche delle politiche culturali nelle quali che orientavano il nostro lavoro, credo che siano delle domande ancora molto attuali. Penso che anche gli interventi dei colleghi lo metteranno in luce. Quindi MAB è una rete che però deve percepirsi come parte di un contesto, è già stato detto prima di me, sono molto contenta che sia stato sottolineato questo aspetto. Allora, a questo punto io però lascerei la parola alle colleghe. Ora, gli interventi sono numerosi, vogliamo che ci sia spazio anche per il dibattito, quindi a loro io ho chiesto una grande sintesi, però insomma è anche giusto che ci sia spazio per la loro presentazione. Quindi in apertura darei la parola a Maria Pia Cacace,
bibliotecaria, attualmente presidente AIB della Campania, abbiamo visto quanto si è spesa per l'organizzazione di questo convegno. Maria Pia Cacaccia esercita come consulente privato per enti pubblici e privati, collabora con la rete del Polo della Cultura Mezzocannone, che è appunto una delle biblioteche che ci ospita, che è appunto con sede nell'ex Collegio Massimo dei Gesuiti, costituito da un certo numero, svariato numero di biblioteche. A lei lascio la parola, anche avete visto che non è presente Raffaele De Magistris, purtroppo non può essere con noi oggi, ma appunto ragioni personali importanti glielo hanno impedito, quindi Maria Pia ha anche, come dire, l'onere di fare questo saluto e l'intervento che avrebbe potuto fare invece Raffaele. Grazie mille. Come per me è importante oggi, è importante perché oltre a rappresentare l'Associazione Italiana Biblioteche della Regione Campania, per la prima volta dopo 5 anni di attività con il Polo della Cultura Mezzocannone 8, mi trovo a rappresentarlo. Io sono l'ultima arrivata in, diciamo così, tra gli enti sottoscrittori del protocollo d'intesa. Il primo protocollo d'intesa fu firmato nel 2019 su spinta di Raffaele De Magistris, che all'epoca era il direttore della Biblioteca Universitaria di Napoli, che praticamente è sulla nostra testa. Collegio Massimo dei Gesuiti in realtà è uno scrigno di saperi. Partiamo dal basso, abbiamo giù il centro musei delle scienze naturali e fisiche della Federico II, al primo piano abbiamo la Società Storica dei Naturalisti che ci sta ospitando, poi abbiamo subito dopo l'Accademia Pontaniana. Sul cortile del Salvatore abbiamo la biblioteca di diritto romano della facoltà del Dipartimento di Giurisprudenza di Federico II e in alto abbiamo Biblioteca Universitaria di Napoli. Come nasce il polo, l'idea? Nasce dall'osservazione, dallo studio, anche dalle attività che venivano messe in campo dai vari enti. E Raffaele De Magistris, che voi conoscete tutti, molto attivo nell'ambito proprio della professione, dello sviluppo delle competenze legate al mondo delle biblioteche, non ha fatto altro che riunire tutti questi enti. E attualmente i sottoscrittori del protocollo sono la Biblioteca Universitaria di Napoli, la Società dei Naturalisti, la Biblioteca di Diritto Romano, il Centro Musei di Scienze Naturali e Fisiche e poi ci sono io, l'ultima, l'Associazione Culturale Mine Creative. L'Associazione Culturale Mine Creative rappresenta un'eccezione, però è l'apertura al territorio. Insieme abbiamo lavorato, abbiamo costruito vari percorsi, hanno messo in rete tante nuove attività e questo è legato soprattutto al fatto, e questa è la paternità va soprattutto a Raffaele De Magistris, di voler accedere, di voler portare diciamo così, la bellezza di questi luoghi fuori. Perché chi viene da fuori in realtà non sa che all'interno del palazzo dell'ex Collegio Massimo dei Gesuiti ci sono tutti questi enti che hanno in realtà costruito la storia di Napoli. Il Collegio Massimo dei Gesuiti ha una parte dal 1552, quindi c'è tanta storia, c'è tanta arte, nel tempo si sono stratificati. Quindi anche questa, la biblioteca della Società Storica dei Naturalisti, ha un patrimonio misto formato da un fondo archivistico di Filippo Cavolini che abbiamo digitalizzato, sta per essere messo in rete, adesso partiranno i lavori per l'inventario, la biblioteca storica che già è messa in rete per la metà del suo patrimonio, stanno acquisendo nuovi fondi e quindi si sta aprendo al territorio. Come si sta aprendo al territorio?
con una politica di relazioni. Il punto focale è, su cui si basa la nostra idea è quella di informare, perché parecchi non sanno che ci sono queste realtà culturali a Napoli. Quindi informare, saperlo poi portare a conoscenza il pubblico, quelli vicini, quelli distanti, e ovviamente poi sviluppare la rete dei saperi. Ma tra la conoscenza e il sapere bisogna avere la capacità di fare rete. In questo io mi ricollego a quelle che erano le parole chiavi che aveva individuato Raffaele, l'eredità e identità culturale e la capacità proprio di fare rete sul territorio. Ovviamente la capacità di fare rete l'abbiamo noi come professionisti, come operatori del settore, quindi dobbiamo essere noi in grado di guardare quello che è il nostro territorio di riferimento, quindi la nostra identità. Ovviamente con uno sguardo sempre a quello che succede intorno a noi. Quello che succede intorno a noi, noi lo guardiamo da Roma in su. Alcune volte anche da Roma in giù. Ma siamo isole, diciamo così, un po' più felici. Quello che ci lega al territorio, ce lo dà soprattutto il luogo. Quindi siamo al centro di Napoli. Giù abbiamo Forcella. Forcella è un'altra isola di Napoli, molto in fermento in questi ultimi anni, soprattutto da quando c'è stato l'infelice episodio della morte di Annalisa Durante, che all'epoca aveva 13 anni, vittima di innocente della camorra. E quindi da lì è iniziato tutto un fermento culturale. Da lì è partito il primo patto cittadino della lettura, che poi si è evoluto in un patto locale della lettura della città di Napoli, e Raffaele De Magistris ha coinvolto tutti noi del condominio, perché noi così lo chiamiamo, tra di noi ci chiamiamo condominio, a legarci al patto. Il patto è confluito in tre tavoli territoriali, uno di questi, un tavolo sull'ambiente, sulle scienze naturali, coordinato proprio dalla Società dei Naturalisti. Settimana scorsa abbiamo inaugurato la prima biblioteca diffusa sull'ambiente, che parte dalla Società dei Naturalisti di Napoli in collaborazione con Mine Creative, con l'AIB Campania, l'associazione Annalisa Durante e l'istituto comprensivo Adelaide Rissori di Forcella. È stato un momento molto particolare, è un prototipo, diciamo così, siamo ancora in fase di sperimentazione, però abbiamo tutte le caratteristiche e tutti gli elementi che potranno condurci a fare un cammino sempre più ambizioso, ma ambizioso tra virgolette, perché c'è tanta emozione in queste cose. Noi abbiamo lavorato, lo stiamo facendo, le stiamo mettendo in campo tante cose. L'anno scorso proprio in questa sala abbiamo fatto un convegno regionale in cui hanno partecipato tantissimi enti sul territorio. Anche enti, diciamo così, vicini ma distanti, la Cappella dei Cavalieri di San Gennaro. Loro hanno un ordine cavalleresco, sono stati invitati. E per avere l'autorizzazione a partecipare abbiamo faticato, perché non è nel loro asset mentale, ecco, fare delle cose che vanno al di fuori della loro realtà. Le cose le fanno pure tante a livello sociale, a livello culturale. Però è la condivisione che manca. Noi sul nostro territorio facciamo tanto, anche come archivi, come musei, come biblioteche. Infatti ci siamo confrontate con Erika e con Getta Damiani, con le stesse colleghe dell'ICOM. Le problematiche sono sempre le stesse, mancanza di personale, mancanza di interlocutori che sappiano mettere in atto quelle che sono le buone pratiche della crescita culturale dei nostri luoghi. Dobbiamo essere noi in grado di recepire tutti questi fattori, portarli avanti e fare in modo che le persone si appassionino. Quindi da quelli che sono distanti, quelli che sono prossimi, dobbiamo cercare di mantenerli vicini, uniti. Quindi è un percorso. Quello che noi stiamo facendo è uscire dai nostri contenitori culturali e stare in mezzo agli altri, in maniera diversa.
Ognuno di noi si fa promotore di quella che è la sua istituzione, porta quella che è la sua identità, nessuno di noi stravolge niente. Su questo, diciamo così, siamo abbastanza coerenti con noi stessi e con la nostra mission. Io, per chiudere questo discorso, perché è importante poi non parlare di quello che siamo, ma degli effetti che stiamo producendo, e sono tanti. Mi fa piacere condividere con voi questo video che abbiamo realizzato l'anno scorso. E in questo video c'è, diciamo così, parte quella che è la fondazione dello scaffale di Annalisa Durante nella Biblioteca di Diritto Romano. Biblioteca di Diritto Romano, un'utenza molto particolare, ci sono docenti, dottorandi, tutti coloro che studiano il diritto e quindi giurisprudenza stessa. E con la costituzione dello scaffale di Annalisa Durante si è aperta al territorio, quindi la terza missione. L'idea di questo progetto nasce in questa sala, durante il convegno che facemmo l'anno scorso, con la tavola rotonda con gli enti territoriali. Quindi Giuseppina Rubinacci, quindi la dottoressa Rubinacci, lanciò l'idea di costituire questo scaffale di Annalisa Durante. A me piace questo video, è un po' la manifestazione del modo di operare di ognuno di noi. Lo vedrete, ve lo anticipo perché poi dopo chiudo il mio discorso. I protagonisti del video sono i protagonisti, quindi le persone che lavorano quotidianamente sul territorio, attraverso i libri, la comunicazione, il passaggio, quindi questo ponte che stiamo costruendo. Perché molti credono di costruire ponti, ma in realtà alzano muri. E anche qui ci sarebbe tanto da dire, però noi ci fermiamo ai ponti. E ve lo lascio, poi dopo semmai lo commentiamo insieme qualche cosa, però è molto semplice. Non vi spaventate perché all'inizio ha un tono un po' tetro, però perché? Ah, è tetro perché sembra che sia come se partisse da un niente, da una situazione normale. Poi mano a mano vedete che questo tono, questa melodia cambia, mano a mano che c'è un certo passaggio. Ma, sì. Tanto... Sì. Allora. Riproduci. E di Annalisa. 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 Di Annalisa. È di tutti. Questi siamo noi. È il nostro impegno sul territorio, quindi le istituzioni, quindi i grandi che scendono ad un livello, diciamo così, accessibile, perché noi questo siamo. Siamo tutti delle porte aperte, quindi ognuno di noi deve essere in grado di tendere una mano per cambiare il nostro territorio.
Io vi saluto, vi ringrazio anche a nome di Raffaele e De Magistris. Grazie. Grazie molte Maria Pia Cacace. Do la parola adesso a Grazia Tatò, MAB Friuli e Venezia Giulia. Grazia Tatò è iscritta alla NAI da sempre, è stata direttore dell'archivio di Stato di Trieste e di Gorizia e per quanto riguarda appunto l'impegno nelle associazioni è stata eletta nel direttivo nazionale di ANAI nel quadriennio 2015-2019, proprio in quel contesto è stata coordinatore nazionale MAB per ANAI e coorganizzatore del congresso nazionale dell'autunno 2017 che si era tenuto a Roma. Diciamo entusiasta sostenitrice dell'importanza di MAB, direi che questo breve curriculum ce lo attesta, ha continuato a impegnarsi nel MAB Friuli Venezia Giulia ed è proprio appunto per questo coordinamento che interviene. Grazie mille. Grazie Sara, sì, caparbiamente devo dire MAB, convinta MAB da sempre. Come Friuli Venezia Giulia siamo partiti subito con anche formalizzando un protocollo di collaborazione regionale fra ANAI, AIB e ICOM, ma c'è stato un po' facile, nel senso che era già da tanti anni che con AIB noi facevamo, cioè l'avevo proprio nel sangue il MAB, devo dire, facevamo questi incontri tutti gli anni a dicembre su temi e poi hanno dato vita anche a una piccola collana di atti. E quindi è stato facile poi ampliare anche, coinvolgere i colleghi ICOM e partire subito con questa cosa a tre voci. Ci siamo allargati fare rete, ecco, fare rete vuol dire non soltanto fare rete fra di noi, ma fare rete senza paura anche con le istituzioni culturali dell'area. Abbiamo fatto subito un protocollo di collaborazione con l'Università di Trieste e subito dopo poco anche con l'Università di Udine, accordi che sono stati rinnovati con Udine, che stiamo rinnovando con Trieste. Beh, anche il ruolo dell'università in questo gioco del fare rete è importante, anche perché è un modo per andare a parlare agli studenti, che non è una cosa da nulla, visto quale futuro, ecco, certamente non siamo noi il futuro, quindi cominciare a parlare, a comunicare anche con gli studenti è importante. Dal 12 noi abbiamo fatto ogni due anni un convegno, convegni molto seguiti come questo, come quello che ricordava prima Sara del 17, nel quale c'erano 300 iscritti. Cioè, questo tema interessa, insomma, non è proprio marginale. Abbiamo fatto dei convegni, cioè, scegliendo dei temi che potessero essere veramente di interesse per tutti. Uno era quello del comunicare attraverso la rete, il digitale, diciamo che è sempre tema buono per tutti i settori. L'altro tema era quello della didattica, anche questo è stato un momento importante perché le esperienze didattiche diverse o anche svolte insieme presso le scuole proprio, dalle elementari alle superiori, e anche alcuni fallimenti di questi tentativi, sono stati poi raccolte queste esperienze, sono visibili sul sito, credo che siano tuttora validi anche per chi vuole avventurarsi in questi rapporti con la scuola, sapere cosa funziona, cosa funziona un po' più faticosamente. L'ultimo di questi congressi è stato sulla sicurezza. L'abbiamo fatto insieme alla Regione Friuli Venezia Giulia, che ci ha anche sostenuto. Ne è nato questo volumetto, ne ho portate qualche copia per chi potesse interessare. Abbiamo sempre cercato anche di, o a stampa quando potevamo, o online, di rendere fruibili questi incontri anche
nel tempo, perché alla fine al convegno partecipano 50-100 persone, ma in realtà il range di chi è interessato è molto più ampio. Poi c'è stato il momento Covid che ci ha un po'... Ma devo dire che forse è stato anche un momento particolarmente frizzante dal punto di vista MAB, perché ci ha spinto a fare questi incontri online, li abbiamo fatti insieme all'Università di Udine, in questo caso ne è nato poi questo secondo volumetto che è qui sui professionisti della cultura al lavoro, che era rivolto agli operatori, ma era rivolto anche agli studenti. Qualche studente migliore più che ha recepito, anche fatto dei piccoli saggi così conclusivi che sono stati pubblicati nel volume, e quindi anche questo è comunicare. Questi incontri di formazione, informazione, come li vogliamo chiamare, sono stati comunque molto seguiti e ci hanno aiutato molto bene a superare il periodo Covid. Contemporaneamente avevamo anche lanciato il questionario, che mi pare fosse poi nato dalla sezione Piemonte, poi Marche, ripetuto in altre, con l'idea di cerchiamo di conoscerci un po' meglio anche fra di noi, chi siamo, quali sono le criticità, diciamo che non è stato non ci sono state risposte in modo paritario fra le diverse figure professionali. I museali hanno risposto molto poco, hanno risposto tantissimo i bibliotecari, hanno risposto mediamente gli archivisti, quindi il quadro che ne esce è un po' sbilanciato, ma credo che questo sia anche una notizia, no? Anche ha un suo significato, perché succede questo quando è stato diffuso ovviamente in modo paritario a tutti. Ne sono venute fuori delle informazioni che mi pare possano essere anche utili. Pochi giovani, tanti della fascia 45-55, per carità che sono sempre giovani, ma non sono i giovanissimi, non sono le nuove leve. 3 minuti, criticità. Criticità. Quali sono state le difficoltà e quali sono le difficoltà che vedo anche per il futuro? Nonostante dico che veramente noi siamo stati tosti a portare avanti il discorso, perché ci crediamo moltissimo. La necessità di dare stabilità. Io quello che ho notato è che era un po' sempre come stare sulle montagne russe, un momento grande risposta da parte delle istituzioni e degli altri soggetti, cambia la persona di riferimento, crollo, no? Crollo del rapporto, cambia la giunta, cambia anche la fisionomia politica, o semplicemente cambia il referente, tutto da ricominciare da capo, faticosamente. Dovremmo essere in grado di funzionare in un modo più stabile. Io non è che voglio immaginare un MAB come una struttura sovrassociazionale, associazionismo, non so come dire, che sia pesante e crei un'altra sovraimpalcatura. Però un poco di stabilità nel funzionamento ci vuole, perché sennò diventa veramente faticoso tirare avanti questo carretto, perché ogni volta bisogna ricominciare. La necessità di parlarsi molto, parlarsi anche fra di noi, conoscerci meglio,
non vogliamo chiamarla formazione reciproca, che forse è troppo, ma almeno informazione reciproca, un po' di più, conoscere, senza ovviamente cambiare mestiere, ma conoscere un po' di più anche degli aspetti del mestiere degli altri. Cosa ci aspettiamo? L'ho detto tante volte a Mirko, un sito web che funzioni, perché è veramente triste questa cosa che uno va sul sito MAB e trova le informazioni di anni fa, magari con la possibilità di un accesso sia pure controllato ma autonomo da parte delle sezioni, che possano mettere le loro cose per farle condividere. Il lessico condiviso, questo è uno dei punti cardine sul quale dobbiamo lavorare con gruppi di lavoro. So, la Toscana ha fatto tanto su questo, però è veramente un nodo centrale. Tante volte non ci capiamo proprio quando ci parliamo, succede di perdersi. E comunicazione. La comunicazione è complicata, no? Se vogliamo arrivare veramente alle persone. Ecco, per questo anche la scelta di coinvolgere le università e i studenti per parlargli direttamente, perché se no la comunicazione diventa difficile, e parlarci fra di noi un po' di più, magari capendoci anche sempre quando diciamo le cose. Insomma, io in MAB ci credo tantissimo. L'intervento della dottoressa Moro mi è piaciuto moltissimo, e speriamo che questo davvero sia il futuro verso il quale andiamo. Grazie. Grazie mille grazie a Tatò. Lascio la parola a Ornella Foglieni, forse vuoi metterti da questo lato, hai una presentazione. Adesso vediamo. Dunque, Ornella Foglieni per il MAB Lombardia, dirigente in pensione di Regione Lombardia, dove ha lavorato dal 1974 al marzo del 2013, prevalentemente in ambito culturale per biblioteche, archivi e istituti culturali. Ha diretto il servizio biblioteche e beni librari per lo sviluppo dell'organizzazione bibliotecaria regionale. Dal 2003 ha diretto il servizio beni culturali architettonici per il restauro e curato accordi di programma per la valorizzazione territoriale, gestendo anche la soprintendenza beni librari e documentari per la tutela libraria in Lombardia. Nel contesto delle associazioni, dal 2012 si è attivata nelle tre associazioni professionali MAB in ruoli elettivi ed è referente appunto per MAB nella sua regione, e nonché membro IFLA dello Standing Committee Preservation and Conservation. Allora, ecco, quindi diciamo un percorso MAB molto ricco. Quindi do la parola a Ornella Foglieni, grazie mille. Sinceramente sono molto contenta di essere qui, sarei venuta comunque a prescindere dal fatto che sono il referente unico di questa situazione anomala della Regione Lombardia. È anomala forse anche per colpa mia, però a me piace quello che sto facendo perché mi tiene viva. Infatti, nonostante le difficoltà che ho in questo momento a casa, che sono veramente tante, ma non vi tedio, e la salute che non è tutti i giorni quella buona, oggi cerchiamo di stare in piedi, sono venuta molto molto volentieri perché mi sento viva. Cioè, parlare del MAB per me è normale, ma dove il MAB per me è stato anticipato, prima qualcuno parlava del 2010, ma io parlo di molto prima. In Regione Lombardia c'erano i sistemi culturali integrati, che erano una cosa che non si chiamava MAB, però si chiamava sistemi culturali integrati. Li ho gestiti per parecchio tempo, dove il termine gestire da dirigente è diverso che essere operatore che sottostà. Questa è una posizione che mi ha consentito di fare di più, con un occhio più aperto, una vision diversa rispetto agli operatori, che sono obbligati a occuparsi di una parte relativa di un progetto, di un'azione, di un'attività. E questo tipo di problema lo riscontro anche adesso proprio nel MAB. Le persone che io sto cercando sono persone che devono fare advocacy, sono le due parole che ho scelto, professionalità e advocacy, che si combinano insieme per forza, non sono separabili all'interno di MAB, perché c'è bisogno di trovare delle persone che siano in grado di lavorare in un ambiente MAB,
perché l'autoreferenzialità è ancora troppo diffusa, quindi questa è una cosa che si riscontra ovunque. Se si va in campo archivistico ci sono sempre delle persone che fanno ostilità verso quell'altro. Poi ci sono i rapporti interpersonali che non sempre favoriscono oppure favoriscono il poter fare o meno alcune iniziative comuni. Quindi c'è sempre questo aspetto, la posizione di chi propone delle cose, che nel mio caso, essendo stata sempre un dirigente di livello abbastanza elevato, sono stata anche dirigente del settore, però poi sono cambiate le modalità in regione, sono cambiate le politiche e così via, mi sono sempre occupata nel tempo, praticamente su 40 anni di lavoro ne ho fatti 30 da dirigente massimo. Vuol dire la vision diversa e pretendere dalle persone che lavoravano con me una qualità di lavoro che non era percepita così necessaria, perché anche in Regione Lombardia i problemi sono tanti come in tutti gli enti pubblici. Detto questo, si sono fatte mille cose, se volete sapere ci sono possibilità di avere notizie in vari modi, non ve le sto a dire. In questo video, queste piccole slide che sono state fatte, ho messo solo delle fotografie che si riferiscono agli eventi che si svolgono ogni anno da quando esiste questa iniziativa, le stelline è un grande complesso che c'è a Milano storico, lo conoscerete tutti. Nel 98 cominciò questa iniziativa con Biblioteche Oggi, che continua ogni anno, si rivolge alle biblioteche, l'AIB è parte integrante sempre, fa parte. Io sono socia della AIB da quando sono nata praticamente, perché ho aggiunto all'istituzione, l'istituzione è sempre stata socia e ho mantenuto questo finché sono rimasta lì, purtroppo adesso non si può garantire tutto questo, e diventando socia personale ho detto ci vuole anche un impegno personale, ma non c'era bisogno di dirlo perché io sono curiosa e dovendo occuparmi di tutto devo sapere un po' di questo, un po' di questo, parlare con tutti. Poi mi sono sempre detta conoscere la lingua del nemico, tra virgolette, in senso buono, è importante, me l'hanno insegnato sulle cose che ho imparato all'organizzazione. Ho lavorato 3 anni in una ditta organizzativa prima di entrare in regione e mi hanno insegnato tante cose, io ho lavorato in lettere, ho imparato tanto in quei 3 anni. Erano 3 anni di lavoro per la regione, però da fuori, insieme a ingegneri e fisici. Quella con la compagnia, unica donna, con la compagnia in quel momento era particolare, io mi stavo laureando e quindi... Poi sono entrata in regione e mi sono cadute subito le braccia perché la situazione era quella appunto di... Tu vai al servizio informatica, ti occupi del progetto di automazione delle biblioteche, che allora era questo progetto di cui si parlava una volta. C'era una certa signora Angela Vinay, che molti di voi avranno sentito nominare, che ha detto tu stai attenta a questa cosa. Insieme c'era il gruppo anche del Piemonte con la Erika Gai, colleghi del tempo, che ci sono ancora, eccetera. E insieme hanno detto fate attenzione a questa automazione delle biblioteche. E io avevo anche la competenza tecnica, perché in 3 anni di lavoro con gli ingegneri e i fisici ne ho fatti, non vi racconto. Quando è stata fatta l'acquisizione delle bozze dell'SBN dalla signora Vinay e delle bozze dell'Erika in costruzione, e io usavo gli SBD, che ne erano sconosciuti in Italia, quindi questa cosa si è trasformata poi nel tempo in un'attività sulla catalogazione quando sono diventata regionale attraverso i concorsi, 3 concorsi, però erano vicini, 6 mesi tra il concorso, secondo corso, terzo concorso, sono riuscita. E diciamo che ho potuto imparare tante cose, io sono laureata specializzata in storia dell'arte, ma non ho mai lavorato nei musei, non ho mai lavorato nelle biblioteche, non ho mai lavorato negli archivi, ma ho usato i musei, le biblioteche, gli archivi, e continuo a parlarne in questi termini. Allora vi faccio vedere che cosa abbiamo fatto come MAB all'interno delle stelline, continuiamo a farlo. L'ultima slide riguarda l'attualità, il 2023, cioè quello che facciamo, il 30. Anche noi parliamo di fotografia, dal punto di vista IFLA, ovviamente, perché io in questi... corso, aspetti che andiamo avanti qua. Ecco, qui c'è per esempio a rovescio, parto dal 22, siccome il compito era arrivare fino al 22, cosa stiamo facendo con MAB in Lombardia? Il solito seminario alle stelline, come MAB, perché il MAB non c'è, il MAB un'idea, però tutti lo conoscono. Io devo dire che c'è una buona diffusione, abbiamo fatto ancora il sondaggio, nel 22 è partito il primo, ci sono state 239 risposte e lì si è parlato di questo, c'è ancora il video di questo integrale se si vuole, curato dall'SS Archivi, si può vedere.
era bello poter avere a nostra disposizione Barbara Lison, che era la presidente dell'IFLA, che è stata con noi un'ora a seguire il seminario, poi la conosco per ragioni pratiche di frequentazione dell'IFLA. Ecco. Gli altri sono le persone, appunto Scarioni dell'AIB, e poi c'era la dirigente della regione che è qui al tavolo con me, che avevo invitato a venire, perché di biblioteche non è molto addentro, però speriamo che riesca a avere delle, in futuro dei funzionari, ma non ci sono più bibliotecari, non ci sono più archivisti, perché sono tutti esterni ormai, quelli che possono interagire in questo ambito in regione. E adesso ci sono state le elezioni e qui mi fermo. Però per le elezioni posso dirvi una cosa, si è mosso come MAB qualche cosa e questo mi è piaciuto perché è la prima volta che si è intervenuto in un contesto, chiamiamolo un po' più politico, programmatico, definire quali sono le priorità per biblioteche, archivi e musei, quindi con Parise, con Scarioni, con tanta gente dei musei e tanta gente delle biblioteche e tanta gente delle altre realtà. Abbiamo fatto un documento per i politici, adesso bisogna difenderlo come MAB, dove il MAB non sappiamo che cos'è in questo momento. Io mi chiamo referente, ma di che cosa? Io sono Ornella Foglino, sempre se anche non ho l'etichetta MAB, mi riconoscono lo stesso. Non ho bisogno di essere eletta, non devo far carriera, spendo tutto il mio, io la pago per lavorare e lo faccio volentieri perché faccio advocacy. Mi interessa che questa professione meravigliosa che ho cercato di intraprendere nella vita è quella che mi dà una soddisfazione, mi consente adesso di essere qui nonostante tutto quello che ho alle spalle che non vi racconto. E quindi questa cosa è importante. Andiamo avanti. Qui i personaggi ve li ho detti, scusa che non vedo più preciso, metto gli occhiali. Allora, questo è il questionario dell'anno scorso. Queste sono le persone, che le cose che diciamo potevano emergere dalla situazione dell'anno scorso, ma quest'anno l'ho rifatto il questionario, ho fatto una scommessa con i colleghi che erano stati invitati come me a fare questo stesso questionario del MAB, che è quello del Piemonte, e abbiamo già raccolto 350 richieste, ma la scadenza è il 15, dopo il 15 farò il torte, però so già che come sta andando. Quello che si diceva prima si conferma, comunque, ecco, questo. Qui era per dire il pre-Covid, si vedeva una bella sala alle stelline, il seminario MAB, così, centinaio di persone. Adesso non è così, col Covid abbiamo avuto la sala vuota, però era tutto online. E è stato molto interessante. Non va avanti. Ecco. Il 21, interessante, c'è l'altra presidente IFLA, la Salmeron, che mi ha fatto un video di 6 minuti, carinissima, conosceva ovviamente per le solite ragioni che dicevo prima. C'era il discorso degli SDG, l'Agenda 30, trasversale da sempre, perché noi ci siamo sempre preoccupati all'interno di quello che è un non MAB, ma era una cosa sentita, percepita da tutti, che bisognasse parlare di sostenibilità, che bisognasse parlare di futuro delle biblioteche, degli archivi, dei musei, ciascuno a casa propria. Alle stelline c'è un momento dove si può parlare insieme, ma un momento che si è sempre più accorciato, perché prima era di una giornata, poi è diventato di 4 ore, poi di 2 ore, con l'online è diventato di 2 ore e mezzo. Questo è un problema. D'altro canto però è importante sottolineare che bisogna vedersi e parlarsi, cioè le relazioni fra persone sono importanti, fanno parte anche queste della professionalità, se non si parla con le persone, se non si stabilisce un rapporto, se non c'è, io dico anche un clima di amicizia e comunque di empatia, non si può lavorare. Lo vedo a livello IFLA e lo vedo a livello generale. Dico, quello che posso fare da sola, io sono una persona pragmatica, lo faccio. E lo faccio anche volentieri. Però mi rendo conto che bisogna che intervengano i giovani. Adesso avremo le elezioni dell'AIB, ci sono i giovani. Ha detto, saremo sempre tutti alle spalle a fare gli angioletti se hanno bisogno, eccetera, però ci vogliono i giovani e anche per il MAB occorre un qualche riferimento che sia puntuale e che sia fatto da persone giovani, perché questi portano innovazione, portano creatività e noi siamo contenti. Qui nel 21 abbiamo avuto anche una tesi di laurea dove c'è un bel capitolo su MAB e dalla collega Maserati che lavora nella biblioteca e diciamo che queste sono soltanto le locandine dei programmi degli anni prima, e ne ho messe alcune per dire che i titoli riguardano sempre le questioni di professionalità, le questioni di advocacy, non solo da parte mia, ma da parte di tutti quelli che si professano, persone che devono lavorare in campo culturale
con l'avvento del digitale. Il digitale tranchant lo trovate in tutti i seminari che sono stati fatti, che si continuano a fare, perché è la cosa che più interessa in questo momento. Salvare il presente, sono la prima, a cominciare dal deposito legale, che è una cosa che mi sta sempre a cuore, infatti l'abbiamo ancora rimessa nel documento politico, e questa cosa qui speriamo che vada avanti. Non, per il MAB futuro non vorrei delle strutture fisse, siamo in una società che si chiama in transizione per definizione. La transizione è eterna, secondo me non usciremo mai dalla transizione, una volta ecologica, una volta chiamiamo una transizione. Viviamo in equilibrio, stiamo in equilibrio, siamo capaci di stare in equilibrio. I nostri operatori sono capaci di stare in equilibrio, se hanno certi attrezzi, certi strumenti, sì, se hanno qualcuno sulla testa che li sa governare, ma che conosce anche un po' la materia, è fondamentale. Io ho sempre detto, questo lo dicevo ispirandomi a Mao, che era importante conoscere da un lato il nemico, tra virgolette, le tigri di carta e tutte queste cose, e dall'altro invece era importante saper fare le cose e dare indicazioni. Poi non le facevo io, le facevano gli altri, mi fermo. Sono disponibile se volete informazioni, cose del genere, tutto quello che... Grazie mille anche a... Quindi le nuove tecnologie, grazie, le nuove tecnologie ci permettono di recuperare molte cose online, quindi potete anche vedere poi i programmi delle stelline. Io ringrazio le persone che hanno partecipato a questa prima parte della tavola. Informazione di servizio, c'è un coffee break, non coffee break, per cui alla spicciolata chi vuole si accomoda nell'altra sala dove c'è un caffè e un pasticcino, ma chi vuole è senza svuotare la sala, in modo tale da mantenere desta l'attenzione senza interrompere l'incontro. Quindi adesso ci vado io, può andarci un altro, eccetera. Quando ci vedete rientrare vi avviate. Grazie mille per questo spazio di riconforto. Allora io invito le prossime tre persone, Anna Maria Marras, Silvia Seracini e Manuel Rossi, se volete venire a accomodarvi qua. Mentre queste persone si accomodano, vorrei solo riprendere alcune delle cose che sono state dette precedenti da questo primo giro di tavola. Mi è piaciuto molto il fatto che noi abbiamo un ruolo di costruire dei ponti, e quindi il fatto di farci conoscere verso l'esterno, ma anche guardando al futuro e pensando a due aspetti: uno, quello della partecipazione. Credo che sia estremamente importante pensare al ricambio, e questo da un lato anche un elemento di debolezza, perché ci è stato detto ogni volta che cambia un referente, ogni volta che cambia qualche membro del direttivo, poi MAB deve tutte le volte ripartire. Nello stesso tempo però proprio una necessità di un coordinamento come il nostro, quindi insomma capire quale tipo di equilibrio riusciamo a trovare tra il dinamismo e l'operatività, però, perché il rischio poi effettivamente è che non si facciano delle cose. Allora, a questo punto andiamo avanti con, come avete visto, l'ordine degli interventi è rigorosamente alfabetico per regione, quindi do la parola alla collega di MAB Marche, Silvia Seracini, che è responsabile della Biblioteca Economico-Giuridica Sociologica dell'Università Politecnica delle Marche. Dal 2021 fa parte del CER dell'AIB Marche, per cui ha ideato il progetto Storie da Musei, Archivi e Biblioteche, di cui ci parlerà, un concorso itinerante per racconti brevi e fotografie organizzato proprio da MAB Marche in collaborazione con la Regione Marche, Assessorato alla Cultura e Politiche Sociali, il Garante Regionale dei Diritti alla Persona e l'Associazione Culturale Raccordi di Città e con Street Lab. A te la parola. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito e grazie a voi che siete qui presenti. Allora, MAB Marche, intanto lo presento con i suoi componenti: Pamela Galeazzi per la NAI, Romina Quarchioni e Giuliana Pascucci per l'ICOM e Stefania Romagnoli, presidente SAIB Marche, che ringrazio insieme a Anna della Fornace per avermi accompagnato qui a Napoli.
E noi abbiamo scelto come parole, su invito di Sara, storie di comunità e patrimonio, e poi vi spiegherò appunto per quale motivo. Partiamo dalle storie di comunità. All'interno delle storie di comunità noi consideriamo anche i professionisti ovviamente della cultura, che sono appunto dei mediatori, e il MAB ha sempre prestato grande attenzione ai professionisti. Infatti siamo partiti nel 2021 organizzando un convegno dal titolo Quali prospettive per i professionisti della cultura, un convegno che appunto ha avuto anche la introduzione da parte dell'assessorato alla cultura della Regione Marche, e si è articolato in due parti, di cui una introdotta dal professor Pierluigi Felliciati, che ha visto la presentazione proprio dei risultati di questo questionario promosso sui professionisti della cultura, mutuato dalla Regione Piemonte e poi appunto anche ampliato e adottato dalla Regione Lombardia. E quindi abbiamo cominciato con questa attività. Poi siamo andati avanti con dei corsi, di cui l'ultimo si è concluso proprio negli ultimi mesi dello scorso anno, intitolato Web Strategy per Musei, Biblioteche e Archivi, un corso di formazione proprio per i professionisti della cultura, perché appunto biblioteche, archivi e musei sono istituzioni della memoria, oltre che anche direi motori di generazione del futuro, che sono accomunati proprio da questa mission, diciamo, però nello stesso tempo hanno degli approcci e dei linguaggi soprattutto diversi, e quindi è importante trovare un punto di vista comune. Per quanto riguarda la formazione, fra l'altro, e l'attenzione ai professionisti, come AIB Marche stiamo anche portando avanti un'indagine proprio sui professionisti delle biblioteche, coordinato a livello scientifico dal laboratorio di biblioteconomia sociale coordinato dalla dottoressa Fagiolani, e appunto stiamo lavorando proprio su questo, proprio per andare ad indagare su quelle che sono le esigenze e soprattutto su chi sono anche i professionisti della cultura. E passiamo all'altra parola, che è appunto patrimonio. E una delle attività, io voglio parlare di due attività, fra l'altro avrei voluto farvi vedere dei video, ma potete trovarli molto facilmente online cercando Patrimonio in Scena. È una iniziativa che portiamo avanti da diverso tempo, anche questo con il Consorzio Marche Spettacolo e la Regione Marche. È una iniziativa che vede la diffusione dello spettacolo negli istituti culturali della Regione Marche. E ovviamente questo progetto ha visto con il Covid una battuta d'arresto, che si è diciamo trasformato in un'opportunità, nel senso che non potendo svolgere questi spettacoli all'interno delle biblioteche, degli archivi e dei musei della Regione Marche, sono stati realizzati, con il finanziamento appunto della Regione, 5 video professionali con un particolare tema anche appunto alle questioni dell'accessibilità, quindi sono video accessibili. Vi invito a visitare appunto il sito di Patrimonio in Scena, perché per quanto riguarda il 2021 sono stati raccontati 5 paesaggi culturali della Regione Marche, e qui torniamo al discorso appunto che era stato accennato poco prima, anche dell'unicità del paesaggio, perché sì, è vero che la nostra mission è la stessa, i linguaggi sono diversi, però i paesaggi sono quelli, e quindi vengono raccontati nell'ottica MAB, quindi ognuno con le sue competenze. E li cito, allora abbiamo raccontato rigorosamente uno per ogni provincia, il patrimonio, il paesaggio culturale di Gradara, il paesaggio marino di San Benedetto del Tronto, il paesaggio manufatturiero di Montegranaro, appunto lì c'era il distretto della calzatura, e il paesaggio archeologico di Arcevia e il paesaggio ecosostenibile delle case di terra di Villaficana in provincia di Macerata. Vi invito a vederli, perché sono paesaggi raccontati con l'ausilio dei lavoratori, dei professionisti dello spettacolo, quindi
con il linguaggio della danza, della musica, e quindi ecco, sono interessanti da vedere. Arriviamo adesso all'ultimo progetto di cui vi voglio raccontare, perché abbiamo i tempi un po' ristretti: Storia da musei, archivi e biblioteche. Siamo arrivati al decimo anno di questa iniziativa. Si tratta di un concorso per racconti brevi, fotografie e podcast, che viene promosso dal coordinamento MAB Marche, dalla Regione Marche, in particolare l'assessorato alla cultura e alle politiche sociali, e vi spiegherò anche perché questa attenzione da parte delle politiche sociali, garante regionale dei diritti della persona, e anche Wikimedia Italia, perché grazie a Wikimedia Italia i primi 10 anni di questo progetto sono stati poi raccontati in una mostra itinerante che sta viaggiando per gli istituti culturali delle Marche. Non escludo che magari qualcuno di voi interessato poi la possa ottenere in prestito per averla anche nelle vostre regioni. E vi do qualche numero: in 10 anni noi abbiamo realizzato 153 tappe tra musei, archivi e biblioteche delle Marche, abbiamo coinvolto più di 1100 persone, abbiamo raccolto 649 racconti e 1542 foto. E la cosa interessante che dovete tenere presente è che questi sono racconti, foto e dall'anno scorso anche podcast realizzati dagli utenti. Quindi noi abbiamo avviato un dialogo proprio degli utenti degli istituti culturali, che sono loro a raccontare nella veste di comunità patrimoniale, così come è nell'accezione della comunità della Convenzione di Faro, cioè sono loro a raccontare il patrimonio culturale. E quindi andando anche al di là di quegli stereotipi che in realtà sono cristallizzanti e non certo utili a rimarcare il valore del patrimonio culturale come risorsa per lo sviluppo durevole e anche la qualità della vita. Termino, nei tempi, anzi che mi sembra di aver rispettato. Una cosa che ci ha valso anche il riconoscimento nell'ambito dell'edizione 2021 del premio Abenante dell'AIB, perché questo progetto vede anche la presenza di pubblici che definirei temporaneamente speciali, ovvero il pubblico dei detenuti dei 6 istituti penitenziari marchigiani, che negli anni sono stati sia partecipanti e quindi hanno partecipato con le loro foto e con i loro racconti. Anche qui, per le questioni del Covid, negli ultimi anni abbiamo, non potendoli coinvolgere in questa veste di partecipanti, li abbiamo coinvolti come giudici, quindi come giurati, e il progetto, appunto, La parola ai giurati, è avvalso appunto a questo progetto una menzione nell'ambito del premio Abenante. Sono proprio i detenuti che hanno giudicato i lavori dei partecipanti, e lo hanno fatto in un percorso educativo seguiti ovviamente dagli educatori dal sistema bibliotecario carcerario delle Marche. L'hanno fatto in un modo molto attento e curato, e quindi per cui li ringrazio anche pubblicamente da questa sede, e vi ringrazio anche a voi per l'attenzione. Grazie molte Silvia, Seracini, insomma tutte le persone che stanno intervenendo, non so se perché sono molto cattiva, ma stanno rispettando i tempi, quindi mi sento un po' così. Adesso do la parola ad Anna Maria Marras del MAB Piemonte. Anna Maria Marras è ricercatrice in biblioteconomia e archivistica al Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino, è coordinatrice della Commissione Tecnologie Digitali per il Patrimonio Culturale e consigliere del direttivo di ICOM Italia. A te la parola. Grazie Sara, e grazie anche insomma, per questo invito, e volevo ringraziare, io parlo ovviamente a nome di MAB Piemonte, ma MAB Piemonte è fatto da diverse altre persone. Prima di tutto Patrizia Petitti, che con me rappresenta ICOM, oggi insomma ci siamo
divise. Poi Valeria Calabrese, Gabriella Carbè, Sara Rivoira, ma anche Enzio Borio e Diego Robotti, siamo insomma coloro che da qualche anno stanno portando avanti il MAB Piemonte, che è stato già ricordato anche da Sara, è stato il primo, diciamo, il MAB primigenio. E questo, insomma, questa continuità ha consentito probabilmente anche di andare avanti in alcune attività, quindi è stato molto importante. Si parlava prima della difficoltà, spesso quando cambiano i responsabili, i coordinatori, ci sono dei progetti in atto, magari vengono interrotti, invece in questo caso c'è stata questa fortuna, insomma, che comunque continuiamo ad andare avanti, a portare avanti quelli che sono stati anche i progetti degli anni scorsi. Tra l'altro, ecco, una grande, quindi il MAB Piemonte ha rappresentato e rappresenta, insomma, anche a volte un'ispirazione per gli altri, a partire, appunto, è stato già citato il questionario sui professionisti che abbiamo impostato e poi ovviamente condiviso, poi ci sono state le varie rielaborazioni, però è stato, secondo me, questa un'attività molto importante che in maniera anche indiretta ha visto un po' un lavorare insieme da parte dei coordinamenti, quindi forse adesso magari potrebbe essere interessante anche comparare questi risultati che sono emersi da diversi sondaggi per vederli. E l'altra fortuna di MAB Piemonte, oltre ad avere la continuità, è che comunque c'è una collaborazione molto stretta con l'università. Noi abbiamo un corso di laurea, appunto, Scienze del Libro, del Documento e del Patrimonio Culturale, è un corso ampiamente MAB, dove appunto c'è, cioè, poi tra l'altro il corso Biblioteche, Archivi e Patrimonio Culturale Digitale, quindi abbiamo proprio musei, patrimonio culturale digitale, quindi c'è questa anche collaborazione con l'Università di Torino e quindi questo, insomma, sicuramente ci consente anche di portare avanti alcune tematiche che sono molto legate alla formazione e all'interdisciplinarità, che sono poi stati i termini, le due parole chiave che ho scelto. Tra l'altro Torino ovviamente in questo momento è molto attiva dal punto di vista, sappiamo, insomma, si sta realizzando la nuova biblioteca civica, si sta lavorando a quello, abbiamo Camera, che è il centro italiano per la fotografia, l'archivio di Stato sta conducendo un grande progetto sull'accessibilità anche digitale, quindi insomma è tutto questo ovviamente anche con le collaborazioni dell'università. Ma quindi per quello sono state, per questo motivo, appunto, le parole che abbiamo scelto sono state formazione e interdisciplinarità, cercando poi di stamattina si è parlato un po' della criticità che può avere l'interdisciplinarità, che non significa l'annientamento dei domini di interesse, ma il cercare delle convergenze. E sicuramente il Piano Nazionale di Digitalizzazione è stato un grande impulso e anche vedersi riconoscere nel piano, perché comunque l'affrontare certi temi che possono essere affrontati solo in maniera trasversale è sicuramente io lo vedo come anche un riconoscimento del MAB. A partire poi da, ovviamente, dai temi che sono oggi e anche quelli dell'incontro di oggi, noi abbiamo iniziato anche a chiedere un po' alle nostre istituzioni regionali quali possono essere poi i loro progetti sulla fotografia, le varie problematiche. Abbiamo iniziato ad avere alcuni riscontri, appunto, da Camera, Museo Egizio e anche dal sistema museale di Ateneo. Ma volevo riprendere un attimo, mi ero preparato un po' un discorso ancora più profondo sulle formazioni e interdisciplinarità, però riprendendo un po', mi ispiro a quello che diceva Grazia Tatò prima, sulle criticità e sulla necessità anche di trovare magari momenti di incontro. Probabilmente si potrebbe pensare anche degli incontri di confronto maggiore, semplicemente tra i coordinamenti, in modo tale da attivare un po' dei living lab molto informali, quindi non ovviamente il convegno è il convegno, però magari pensare di trovare dei momenti anche meno informali, di ormai mezzi, insomma il 2020 ci ha smarcato qualsiasi difficoltà tecnologica, anzi forse abbiamo anche un po'
una sovrabbondanza di webinar, incontri online, eccetera, però da un lato ci possono consentire magari più facilmente di attivare dei confronti e delle modalità anche di scambio di buone pratiche o di attività, ma anche di non buone pratiche, perché noi parliamo sempre delle buone pratiche, dei casi di successo, però dobbiamo imparare a parlare anche delle criticità, e quindi probabilmente attivare un confronto anche un po' più, anche meno formale, potrebbe essere anche un modo per parlare degli aspetti negativi, delle criticità che ci sono sempre, però ci possono consentire di costruire anche progetti, soprattutto digitali, migliori. E qua mi fermo. Grazie. Grazie Anna Maria. Veniamo all'ultimo intervento della tavola, ma poi, come dicevamo all'inizio, ci sarà poi lo spazio invece per l'intervento da parte di tutti voi. Do la parola a Manuel Rossi del MAB Toscana. Manuel Rossi è un archivista e dottore di ricerca, è stato assegnista di ricerca presso la Scuola Normale Superiore di Pisa e l'Università per Stranieri di Siena. Direttore scientifico dell'Archivio Storico del Maggio Musicale Fiorentino, è responsabile dell'Ufficio Patrimonio Artistico e Archivio dell'Opera della Primaziale di Pisa nell'ambito delle nostre associazioni, è attualmente presidente della sezione ANAI Toscana. Lascio quindi la parola a Manuel, grazie. Buongiorno a tutti, mi alzo perché fa questo effetto un po' bambino di fronte alla mensa e quindi mi sembra il caso di almeno alzarmi. Intanto io parlo in rappresentanza del MAB Toscana, praticamente tutto quello che riferirò, soprattutto relativo alle attività passate, non sono frutto della mia azione, ma dei membri del precedente coordinamento MAB, parte precedente e parte attuale. Voglio ricordare in ordine alfabetico i referenti delle tre associazioni, che sono Claudia Baroncini e Ilaria Della Monica per ICOM, Francesca Capetta per ANAI ed Elisabetta Viti, che è anche presente, che saluto di nuovo, per AIB. Poi vorrei soprattutto esprimere veramente un grandissimo ringraziamento a Mirko Modolo, perché sappiamo che, soprattutto già stato ricordato più o meno velatamente, che il 2020 è stato un anno abbastanza pesante per il MAB, con tutta una serie di ricadute. Quello, appunto, quando Mirko mi aveva parlato di questa sua idea, insomma dell'idea generale, da lui devo dire molto caldeggiata, di organizzare questo convegno, veramente sembrava una specie di rianimazione del MAB. Devo dire che sia la città che ospita questo congresso, che il tema della fotografia, mi sembra veramente che esprima e raccolga veramente al meglio e metta una quantità di stimoli sul tavolo enorme, per cui veramente grazie a Mirko personalmente, scusatemi, ma ritenevo necessario ricordarlo. Ecco, allora, le due parole su indicazione di Sara Rivoira che avevo scelto erano linguaggio e contesti. Linguaggio soprattutto rivolto, si riferisce soprattutto alle attività del MAB Toscano per, diciamo, a partire dalla sua istituzione nel 2012, ma in realtà con attività che rimontano al 2010, che appunto parte e in particolar modo ha concentrato la sua riflessione sul problema di quello che è uno strumento fondamentale, ovvero il soggettario, cioè con l'obiettivo di descrivere e soggettare risorse documentari, quindi a partire da uno strumento prettamente bibliografico, estenderlo a realtà di tipo non bibliografiche. Quindi da questo punto di vista, a partire dal 2012 e sino praticamente al 2018-19, sono state svolte tutta una serie di attività e di applicazioni di questo soggettario su alcuni contesti non bibliografici ma archivistici, come il caso dell'archivio di Giovanni Pascoli o l'archivio di Ernesto Rossi, oppure di tipo museale come il Museo Galileo o la Galleria degli Uffizi, quindi in contesti particolarmente rilevanti e particolarmente con delle ricadute particolarmente evidenti. E accanto a questo tipo di attività, che io veramente riassumo molto molto brevemente,
il MAB toscano ha cercato di individuare una sorta di, anche di uscita dialogica verso l'esterno, ad esempio attraverso le strutture di Wikipedia. Su questo poi ci sarà un intervento a partire sulla nuova questione della public history domani di Sergio Noiré, quindi il problema di comunicare il linguaggio MAB, di comunicare le attività e i contenuti MAB. Tutta una serie di pubblicazioni sul tema e sempre sul problema, a partire quindi dai linguaggi, da questo terreno comune, e anche dei corsi di formazione dedicati appunto a professionisti, archivisti, bibliotecari e a storici dell'arte, comunque persone attive nell'ambito museografico, che la cui ultima attività è stata tra 2020 e 2021 a cura di Francesca Capetta e Benedetta Fiorini, rispettivamente per AIB e per ANAI, appunto con due corsi organizzati per conto di Regione Toscana, Musei, Archivi e Biblioteche nell'universo digitale. Quindi veramente il problema dei linguaggi applicato e messo anche a frutto attraverso le strutture, attraverso gli strumenti. Ecco, a partire da questo problema, che ovviamente ha avuto una sua sedimentazione e che si presta a tutta un'altra serie ovviamente di approfondimenti e di applicazioni su casi concreti, e qui già si pone un primo problema, cioè un problema per applicare a casi concreti, servono casi concreti, servono danari per poter applicare i diversi casi, perché altrimenti non si riesce a trovare delle sedi di applicazioni efficaci, fattive. Il problema dei contesti. A fine 2021 a Firenze abbiamo avuto un convegno, devo dire molto MAB, non rientrava nelle iniziative MAB, ma effettivamente aveva un carattere piuttosto MAB, che si chiamava Le Muse in Archivio. Ecco, da questa occasione di confronto bisogna dire che effettivamente il problema dei contesti, sotto forma soprattutto di due aspetti specifici, il primo direi culturale, il secondo di tipo associativo, mette credo in evidenza le potenzialità profonde e anche dall'altra parte però anche un po' di difficoltà, bisogna dire, che si possono rilevare all'interno del MAB, cioè le potenzialità. I contesti culturali costituiscono, a mio personalissimo avviso, veramente una forma di approfondimento fondamentale, di terreno d'incontro. Basti dire che appunto mettendoci al tavolo con i colleghi di AITART e appunto con gli storici dell'arte è emersa una cosa banale ma è piuttosto evidente, che per loro l'archivio è una cosa totalmente diversa rispetto a quello che intendiamo noi. Per gli storici dell'arte, o meglio ancora per quelli che sono i depositari soprattutto delle grandi eredità artistiche, l'archivio è il catalogo della produzione dell'artista, quindi ha un carattere totalmente diverso, con strumenti completamente diversi e quindi ovviamente risponde a questioni diverse. In un primo momento abbiamo detto ma abbiamo ragione noi, no, non è detto che abbiamo ragione noi, sono semplicemente due, la stessa parola a cui vengono, che calata in contesti differenti assume un carattere totalmente diverso. Quindi davvero da questo punto di vista questo lavoro sulle divergenze, quindi appunto a ripartire sui linguaggi e sui contesti di applicazione dei linguaggi, credo presenti una quantità di grandissime potenzialità, soprattutto poi anche alla luce del piano di digitalizzazione ovviamente delle risorse, un problema che aleggia, diciamo, credo, è stato citato già qualche volta, però aleggia abbastanza potentemente, cioè nel contesto del PNRR, come investire, come far riconoscere, come è stato già sottolineato già stamani nel contesto dei saluti, come far riconoscere l'apporto MAB in questo sistema. L'altro diciamo, aspetto, quello del contesto associativo, cioè quelle che sono, devo dire, un po' di difficoltà che sono già, sì, vado a concludere, quelle che sono appunto le difficoltà che sono già in parte emerse grazie a Tatolla, sottolineato con evidenza, cioè ci sono dei problemi diversi di lettura del patrimonio, solita dicotomia utenti contro visitatori, quindi biblioteche e archivi contro musei, da questo punto di vista una visione diversa dell'utente finale, e quindi da questo punto di vista la necessità anche di ripartire e di individuare dei sistemi, come è stato rilevato poco fa, di
periodici incontri che in qualche modo tengano un po' il polso della situazione e se in qualche modo fuori dai grandi contesti servano un po' per appunto mantenere vivo il contesto MAB e il dialogo attorno al MAB. Da qui appunto la necessità degli strumenti e soprattutto appunto delle occasioni di dialogo e di incontro che non sarà semplice proprio perché appunto le associazioni sono molte, le persone sono molte, però a mio avviso costituiscono alcuni degli elementi fondamentali proprio per cercare di ripartire e poi pian piano anche di strutturarsi con degli strumenti più solidi in prospettiva appunto delle grandi, anche delle grandi prove che comunque ci aspettano. Grazie mille. Grazie mille. Allora ringrazio tutti i partecipanti a questa tavola. Allora abbiamo ancora una mezz'oretta, poco meno di una mezz'oretta per il dibattito. Mi sembra che la pausa sia prevista per le ore 13. Anche qui riprendendo gli spunti che sono emersi, credo che di nuovo estremamente significativo sia la questione del fare rete, non solo tra professionisti, tra associazioni, ma anche con i soggetti che sul territorio si occupano delle attività culturali, gli istituti di formazione, gli enti locali, cioè questo mi sembra veramente un elemento di grande rilievo. Sul piano un po' più interno, diciamo che mi sembra che sia emersa questo grande desiderio di confronto, cioè di non far cadere lo spazio di dibattito. È importante pensare anche a dei momenti più informali e anche il fatto che ci si possa scambiare degli strumenti. È stato citato più volte in questo questionario che è nato in Piemonte, però ecco, cioè il fatto che se qualcuno ha una proposta, un'idea che può diventare un fattore comune, ecco, secondo me è importante lavorare su questo, perché altrimenti viviamo sempre in delle realtà territoriali parcellizzate, cioè in cui non c'è neanche un metro di confronto, diciamo così. E poi l'altro elemento che voglio ancora richiamare è il confronto con le comunità di riferimento. Secondo me questo è emerso all'inizio con il primissimo intervento ed è ritornato più volte sul fatto che appunto il discorso dell'autoreferenzialità non riguarda soltanto il rapporto fra professionisti, ma riguarda anche il nostro pubblico. Anzi, forse è meglio non chiamarlo pubblico, sarebbe proprio meglio chiamarlo appunto comunità di riferimento, cioè il fatto che noi siamo immersi in una realtà in cui la nostra professionalità viene messa al servizio però dell'emersione di contenuti culturali che insomma vedono dei portatori di vario tipo. Allora penso che noi avremo voglia di fare da questi spunti penso potremmo andare avanti tutto il giorno, non abbiamo tempo, però io aprirei qui il dibattito, quindi insomma cedo la parola alla platea. Allora Monica Martignon, se vuoi venire forse qua così ti passo il microfono. Ti lascio presentarti, io poi non conosco tutti, scusate. Buongiorno a tutti, Monica Martignon, direttivo ANAI sezione Veneto. Sono qui però portando anche come dire, l'apporto delle colleghe di AIB, Neda Furlan e ICOM Babette Trevisan per quanto riguarda le sezioni regionali. Solo una piccola, come dire, un piccolo momento sulla situazione Veneto, mi aggiungo in coda alla tavola rotonda, noi siamo arrivate lunghe rispetto alla tavola rotonda per un motivo molto semplice, perché AIB e ICOM stanno rinnovando il loro board, per cui come dire, è un po' difficile fare un po' il punto della situazione. Siamo a valle, come tutti, del triennio di pandemia. E in questo triennio sono successe molte cose. Una cosa positiva è che siamo riusciti comunque a fare attività formativa molto a distanza. C'è stato un aspetto positivo, sono aumentate le persone che hanno seguito i corsi realizzati in ottica MAB, perché si è sempre cercato di fare delle attività, oltre alle attività specifiche di riferimento di ciascuna associazione, anche delle attività condivise.
In particolare, e questa è una cosa, un'esperienza che secondo me è importante e va riportata, l'interlocutore che ha permesso il coagulo fra le tre associazioni, parliamo sempre di tre associazioni, poi ce ne sono altre, dei patrimoni culturali che in realtà i MAB entrano in maniera tangenziale e a volte non ci sono, perché magari non sono presenti sul territorio, su quel territorio, perché stanno, come dire, impegnate su altri fronti. Un elemento importante è stata la Regione per noi, la Regione che stimola le associazioni a predisporre degli interventi formativi da dedicare ai professionisti sul territorio. Tralascio quello che abbiamo fatto nel triennio, ma solo dando informazione rispetto alle ultime attività della fine del 2022, quando poi anche la Regione, a valle del rinnovo delle proprie cariche istituzionali, perché questo è un altro elemento importante, ci sono degli alti e bassi a seconda di chi si occupa delle attività, pur in una regione come il Veneto, dove c'è una sostanziale continuità negli ultimi anni, quindi abbiamo avuto uno stop e poi una ripresa. Abbiamo predisposto un corso integrato, quindi le associazioni hanno costruito un'offerta formativa nell'ultimo trimestre circa del 2022 dedicandolo ai patrimoni ibridi, quindi un'ottica legata alla formazione dei professionisti con però un occhio a quelle che sono le attività specifiche all'interno di ciascun dominio di appartenenza, ma che si integrassero tra di loro. C'è da dire però che io rilevo personalmente che ci si occupa sempre molto spesso della fisionomia degli istituti culturali, della formazione degli operatori, e molto spesso sono liberi professionisti che non sono incardinati, quindi hanno un'incisività relativa rispetto alle attività che si svolgono. Abbiamo stilato grosso modo un programma di massima per il futuro come MAB, anche se il MAB in questo momento c'è come idea, ma non c'è come non come struttura, perché non è una struttura fisica, però non c'è un qualche cosa per cui io oggi possa dire domani succederà questo, ma il tema che ci siamo prefissati con le altre due associazioni, ANAI e con AIB e ICOM, è quello di indagare sui fondi di persona, perché questi fondi di persona si portano dietro una composita situazione di materiali. Lo posso anche testimoniare come bibliotecaria archivista, sono responsabile del sistema bibliotecario di un'università, dell'Università IUAV di Venezia, e abbiamo la biblioteca, un centro di documentazione che raccoglie archivi e che svolge funzioni museali, quindi c'è un po' di tutto. Stiamo lavorando a una piattaforma specifica per cercare di restituire questa cosa, ed è un tema che secondo me in questo momento non è ancora stato affrontato in modo significativo. Abbiamo un sistema bibliotecario nazionale che sta languendo, un sistema archivistico che ha una sua fisionomia, si sta costituendo anche per le università il sistema museale nazionale. Però questi tre sistemi non parlano tra di loro. Ancora una volta, quello che potrebbe essere un motore MAB forte, importante, una ricerca di istituzioni che in qualche maniera dialoghino, si fa fatica, sono compartimenti stagni. E questo è un tema che vorrei porre sul tavolo della discussione. L'altro elemento importante, secondo me, dovremmo ragionare di più sulla questione della terza missione, perché i contesti sono importanti, i contesti soprattutto territoriali, e una delle cose che potremmo fare come professionisti della cultura è proprio quella di andare incontro non al nostro pubblico, ma alle comunità che insistono sul territorio, offrendo loro delle situazioni culturali di grande qualità. Probabilmente, e qui come dire concludo con questo, probabilmente la modalità comunicativa di MAB è un po' congelata, per cui non riusciamo a portare verso chi può essere interessato, verso chi può essere coinvolto, verso chi può fruire, contribuire a creare, fare qualcosa di positivo, perché probabilmente io e da anni, come dire, siamo tutti coinvolti in questo, continuo a vedere questo soggetto MAB, che però è un soggetto a cui si fa fatica a dare un'identità, forse bisognerebbe calarlo più nella realtà.
Ecco, la cosa che faremo come Veneto comunque sarà quella di sfruttare la disponibilità della Regione, che si è, come dire, resa nuovamente estremamente presente e partecipe, per cercare di costruire degli eventi o delle attività formative o qualcosa che possa andare veramente nella direzione di MAB, non solamente come aggregatore di professionisti della cultura, perché questa è la prima lettura, ma soprattutto verso qualcuno che ci sta aspettando e che potrebbe usufruire in maniera integrata e coordinata di questi patrimoni. Grazie. Grazie mille. Prego. Sì, Cristina Ambrosini, Regione Emilia Romagna, quindi chiamata in causa da quello che diceva Monica sul tema della terza missione, del cercare forme comunicative che facciano respirare l'approccio MAB uscendo da... Io, se possibile, se ritenete, avevo caricato un video di un progetto fatto dall'Istituto Beni Culturali dell'Emilia Romagna che ora è diventato è stato trasformato in settore patrimonio culturale, che parla di un progetto fatto a Cesena e si chiama In a Casa, fatto Giovani per il Territorio, buongiorno dottoressa, Giovani per il Territorio, che non fa vedere i musei, le biblioteche e gli archivi, ma parla dei quartieri in a casa, lavorando con i giovani. E non so, non voglio parlarne, vorrei che attraverso questo video potesse passare, sì, bisogna, quale dei due? Ina, questo qui, quello che appunto la Regione, anche la Regione Emilia Romagna, intende sostenere in una logica, ma se è troppo lungo lo fermiamo a un certo punto, ma dovrebbe essere 5-6 minuti. Grazie. Grazie, allora guardiamo un pezzo di questo video. Una casa per tutti. Per In a Casa si intende il piano di intervento che lo Stato italiano mise in atto nell'immediato secondo dopoguerra su tutto il territorio nazionale per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica. Con il piano In a Casa si voleva favorire la ricostruzione non solo fisica ma anche sociale dell'Italia intera. Oltre al rilancio dell'attività edilizia, fu possibile dare lavoro a un considerevole numero di disoccupati e la costruzione di numerosi alloggi per famiglie a basso reddito. Si assunsero come modello le città giardino inglesi per progettare non case, ma microcittà all'interno delle città, quartieri popolari autosufficienti dove presero forma concreta i concetti di bene comune e di comunità. Spazi e servizi per la collettività circondavano e attraversavano questi quartieri. Giardini, zone gioco, scuole, orti, attività commerciali. E li rendevano popolati e popolari, pieni di vita e condivisione. Le In a Casa sono tutt'oggi riconoscibili dallo stile architettonico e dalle targhe in ceramica poste sulle mura degli edifici, ad alludere al tema generale del progetto, casa come luogo felice. La memoria, anche visiva, di questo piano di edilizia sociale è oramai flebile, soprattutto per le nuove generazioni. L'intento dell'intervento artistico-culturale di Aidoru è ritornare a camminare questi quartieri così unici, riconoscerne i segni, ritrovarne le targhe e intervistare gli abitanti di questi villaggi per comprendere la storia sociale e personale del luogo. Il piano In a Casa è capitale in tutta la nazione. La prima esperienza
Aidoru vuole farla partire dalla nostra regione, dalla nostra città. Coinvolgerà scuole primarie e secondarie della città di Cesena. Con le scolaresche attraverserà i quartieri Nakasa, Vigne e Fiorita, con la volontà di recuperare e rigenerare, attraverso il nostro sguardo attento, un'iniziativa di grande valore storico e sociale. Staremo in equilibrio sull'asse del tempo per scoprire come passato, presente e futuro siano in forte e costante connessione. Attraverso i nostri occhi si potrà tornare a dare voce a microcittà, tuttora vive e abitate, ma dimenticate dalle comunità, a dare voce all'idea che accompagnò il piano in a casa, una casa per tutti. Una casa per uno, una casa per tutti. Grazie molte. Non so se ci sono degli altri interventi. Prego. Buongiorno, io mi chiamo Elisabetta Viti e sono referente AIB Toscana per MAB e lavoro alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. E, prima di tutto grazie per averci dato questa opportunità dopo tanto tempo appunto per riparlare appunto di MAB, soprattutto per noi di MAB Toscana che abbiamo diciamo sperimentato sul campo l'ottica MAB come già illustrato il collega, impiegando il nuovo soggettario appunto anche per la soggettazione di risorse di varia natura, e questo lo ha dimostrato anche il convegno che c'è stato a Roma 2 settimane fa, in cui abbiamo visto vari operatori di vari contesti culturali che hanno impiegato il nuovo soggettario, per esempio per la soggettazione delle fotografie, delle carte geografiche, delle risorse sonore, audio, video. E appunto il MAB Toscana è stato molto attivo in questi anni. E, però adesso, per esempio, si sta un attimino arenando. Perché? Perché abbiamo sperimentato tanto, abbiamo condiviso linguaggi, abbiamo condiviso professionalità, però abbiamo creato dei prototipi. Adesso questi prototipi dovrebbero essere interiorizzati nel lavoro di tutti i giorni dalle istituzioni. Vediamo per esempio che già alcune biblioteche comunali sono già contesti MAB, ma operano separatamente, quindi anche gli strumenti, gli standard, i linguaggi, gli strumenti anche come il nuovo soggettario dovrebbero essere condivisi trasversalmente, e ciò che è un prototipo dovrebbe, di sperimentazione, dovrebbe diventare una normalità di lavoro. E per noi è importante avere anche un coordinamento nazionale con un sito nuovo, continuamente aggiornato, avere una mailing list dove anche i referenti possono confrontarsi, dove possiamo anche condividere le nostre esperienze, prendere spunto da esperienze di altri. Ecco, dobbiamo effettivamente lavorare in questa linea proprio per ravvivare anche questa mentalità MAB, che è importante. Vi ringrazio. Grazie. Grazie, buongiorno. Matilde Altichieri, Fondazione Gramsci Emilia Romagna. Innanzitutto vi ringrazio tutti per le interessanti suggestioni di questa mattina e per i tantissimi spunti di riflessione. Volevo prima di tutto condividere un'informazione, perché la professoressa Maiello lo sa perfettamente perché ha partecipato a un seminario che abbiamo con AICI, in collaborazione con AICI promosso nella conferenza che si è svolta qui a Napoli a novembre,
La Fondazione Gramsci ha collaborato appunto con AICI per promuovere un questionario sul lavoro culturale negli istituti culturali che aderiscono, nei 150 ormai istituti culturali che aderiscono ad AICI, per ragionare proprio sul lavoro culturale, sulle competenze del lavoro culturale, e quindi questo, che è un tema che è emerso tantissimo nella discussione di questa mattina, volevo semplicemente condividerlo, rendermi disponibile eventualmente a scambiare i contatti con chi avesse voglia di vedere la ricerca e di ragionare, nel senso che noi appunto abbiamo guardato a quell'insieme di istituzioni e sono emerse alcune riflessioni interessanti sulle professioni della cultura, legate comunque a istituzioni private che conservano e valorizzano patrimoni, dove ci sono tantissime professionalità, come immagino tutti voi sappiate, dove è richiesta ormai una capacità di avere, di sviluppare delle competenze trasversali che insomma, che ha una sua peculiarità, che ha secondo noi un suo valore che va valorizzato e che va appunto valorizzato. Legato a questo e al tema della valorizzazione del patrimonio, del raggiungimento delle comunità, e quindi mi ricollego un po' anche a quello che è stato detto prima, c'è un'altra questione sulla quale noi ci stiamo interrogando molto, che è la relazione che ci deve essere o che vogliamo costruire tra le nostre istituzioni, che conservano patrimoni, li devono valorizzare, li devono digitalizzare, li devono mettere a disposizione, li devono rendere creativi, accessibili a tutti, a comunità sempre più diverse, sempre più complesse con le quali relazionarsi. Noi, appunto, istituzioni di conservazione e di valorizzazione, come ci relazioniamo, come dialoghiamo con tutto il mondo dell'impresa culturale e creativa che sta lavorando moltissimo sul raggiungimento, chiamiamoli pubblici, chiamiamoli comunità, insomma, a seconda, e appunto sulla valorizzazione di un patrimonio che a volte conservano loro stessi, a volte invece conserviamo noi. Come costruiamo un percorso di condivisione e di orizzonti anche di approccio culturale, di valorizzazione con queste realtà? Come ci confrontiamo col tema dell'accessibilità o della creazione di contenuti di fronte all'enorme tema non solo appunto della creatività, ma dell'intelligenza artificiale? Quindi è una domanda vera, è una domanda aperta, è proprio una, non vuole essere una provocazione, cioè come mettiamo insieme questo mondo o il mondo dell'AICI, per esempio, in dialogo in maniera magari più strutturata, perché immagino che tantissimi di noi già parleranno con tutte queste realtà, ma come possiamo pensare in maniera più strutturata con queste realtà, che viaggiano un po' parallelamente a noi, pur appunto avendo, immagino, moltissimi legami, ma che forse non sono, non so come dire, su quali abbiamo la sensazione che non ci sia sempre un pensiero coordinato, dove invece mi pare che lo sforzo però sia anche quello, insomma, anche da parte del Ministero, chiaramente. Basta. Vi ringrazio. Allora, ringrazio Matilde Altichieri di questo intervento, che mi dà l'opportunità di dare un'informazione e poi di raccogliere la sua seconda invece cosa, perché diciamo osservazione. La prima è l'informazione. Proprio dopo il congresso AICI a cui Matilde faceva riferimento, dove una delle sessioni ha affrontato proprio la presentazione dei risultati di questa indagine, che poi era la seconda edizione, perché l'Istituto Gramsci con AICI l'ha avviata per la seconda volta rispetto a una prima edizione dell'indagine sul lavoro negli istituti culturali e sui fabbisogni manifestati all'interno degli istituti culturali di professionalità. Quella tavola rotonda è stata molto interessante, ovviamente, visto che sono istituti che in gran parte hanno archivi e biblioteche, si è concentrato su questo il lavoro, e sarà proprio in margine a quell'incontro, siccome in parallelo stavamo ragionando con Enzo Borio e con
la Rete delle Reti, che è un'associazione di biblioteche di comuni, di vari comuni italiani, su un approfondimento sul lavoro, appunto, insomma, un'indagine sul lavoro nei nostri settori, in particolare nel settore biblioteche, ma si potrebbe ampliare anche in un'ottica MAB. E dicevamo, appunto, partiamo da tutte le cose, i dati che sono stati già raccolti. Quindi, siccome era fresca la notizia di questa riunione, quando si è svolta questa sessione, subito appunto ho cercato di capire se il Gramsci volesse, di Bologna, fosse interessato a partecipare e, cioè, come dire, ad essere interlocutore, perché il punto è che molto spesso in Italia, ma dovunque succede, si avviano delle indagini all'insaputa gli uni degli altri e quindi finiamo per fare le stesse cose inutilmente, oppure parte delle stesse cose. Quindi una delle attività che possono vedere impegnate proprio le nostre associazioni è cercare di fare una ricognizione di tutte le indagini e i dati che sono stati già raccolte, in questo caso sul lavoro, e cercare di capire come possiamo andare avanti e come meglio si possono integrare questi dati con quelli che serviranno a noi per fare un'analisi e anche una proiezione sul futuro. La seconda è la domanda del secolo, cioè la seconda parte del tuo intervento, Matilde, scusami se ti do del tu, ma sono le domande del secolo, hai ragione perfettamente, anche lì c'è un discorso, intanto appunto le nostre associazioni possono, io parlo di noi, di ANAI, di ICOM, ma anche di AICI e tutte le formazioni che aggregano comunità di interesse, quindi comunità patrimoniali, comunità professionali, eccetera, hanno un ruolo di formazione intermedia che segnala delle necessità, no, a livello politico e decisionale. Quindi abbiamo un ruolo attivo in questo da poter esercitare. E lo dobbiamo esercitare. Come essere coordinati al meglio? Ecco, allora, è vero che secondo me ci vuole un livello politico, perché insomma, se no ognuno va per i fatti suoi, dà le priorità alle cose che gli interessano di più, perché è fisiologico che sia così. Il livello della regia, che dovrebbe esserci a livello di comuni, a livello di province, di regioni e di Stato, è quello più complicato, però è quello che noi pure nel nostro piccolo possiamo provare a impegnarci, a sollecitare, in parte cerchiamo di farlo anche con la produzione di lettere, di iniziative, di documenti, eccetera. Lo dobbiamo fare sempre di più e in maniera sempre più raffinata, perché il rumore che ci circonda rispetto appunto ai temi che poi ci sono cari, che sono quelli della valorizzazione culturale, della tutela, eccetera, eccetera, fanno fatica, diciamo, ad essere considerati prioritari in agenda, e quindi ne derivano una serie di problemi. Però insomma la realtà va avanti e anche i nostri istituti e le nostre associazioni magari diventano sempre più bravi a fare queste cose. Possono inciampare, possono avere periodi più felici, periodi in cui apparentemente il sostegno politico anche è maggiore, minore, eccetera, però l'importante è mantenere, come dire, chiari gli obiettivi per poi cercare di perfezionare, come fanno poi, come è emerso anche dalla sessione, no, di stamattina, perfezionare il tiro e cercare di capire anche, di imparare anche dagli errori precedenti. Però era troppo. No. Prego. Buongiorno a tutti, sono Antonietta V. Sì, ha ragione. Dicevo, sono Antonietta Vurchio dell'Università L'Orientale di Napoli, sistema bibliotecario. E volevo dire soltanto due cose. Intanto
ci sono usciti molti spunti davvero interessanti che ci auguriamo di poter approfondire ciascuno per le proprie competenze, ovviamente. Il mio intervento volevo soltanto dire due cose, non in senso polemico, ve lo giuro, semplicemente abbiamo parlato di fare rete, abbiamo parlato di best practice e abbiamo parlato soprattutto di regioni che purtroppo sono un po' più virtuose e allocate un po' più lontane da noi e regione, ahimè, quella in cui vivo, Campania, è quella da cui provengo, la Puglia, un po' meno attive, diciamo, da questo punto di vista, sia da un punto di vista politico, perché magari non ci sono queste spinte, diciamo, a creare, a progettare, sia perché poi non ci riusciamo. E le due cose sono queste. La prima, come mai, visto che parliamo tanto di fare rete, poi molti corsi, tra l'altro estremamente interessanti, sono chiusi agli iscritti regionali e quindi non c'è possibilità di partecipare anche tutti quelli estremamente interessanti fatti durante il lockdown che erano poi fatti online, quindi non c'era nemmeno la problematica della rete. E quindi perché se parliamo di integrazione poi c'è questa chiusura, cioè questo sapere distribuiamolo un attimo magari. Seconda cosa, ripeto sempre non in spirito polemico, ma parliamo di fare rete. Come mai sia la NAI che l'AIB, a proposito del maxi concorso che adesso è in corso per il Ministero dei Beni Culturali, che ha messo dei criteri restrittivi per tutte le posizioni, archivisti, bibliotecari, musei, dei criteri di selezione particolarmente restrittivi che tra l'altro non rispettano quelli che sono i criteri richiesti poi per l'iscrizione agli stessi elenchi ministeriali, e sia la NAI che il LAIB si sono espresse separatamente. Poteva essere questa l'occasione, no, posso dire la mia, poteva essere un'occasione per fare rete, per interagire insieme. Era solo il mio pensiero, non è in spirito polemico, assolutamente. Grazie. Allora, io vista mezza parola sollecita. No. Allora, prego, e poi chiuderei gli interventi, non perché non sarebbe interessante continuare, a parte che c'è il pranzo, possiamo poi scambiarci. Andiamo a pranzo. No, la prima è sui corsi. I corsi mi risultano aperti. Io non anche ai non iscritti c'è magari una scala di pagamento per l'iscrizione, gli iscritti hanno lo sconto, ma questo non mi risulta. La seconda è che io adesso, noi di solito ci sentiamo, parlo di ANAI e anche con ICOM, se troviamo il terreno comune sul concorso. Abbiamo scritto separatamente, ma io credo perché abbiamo scritto subito, nel senso che neanche è uscito il bando, che abbiamo scritto parole infuocate, senza esserci sentite, ci siamo sentite dopo se non ricordo male, ma è praticamente stata una cosa nelle 24 ore. E eccezionalmente non ci siamo sentite, ma non... Poi c'è anche una teoria che dice che se arrivano due lettere invece di una è meglio, e questa è una teoria così sul fare lobby, però direi che la mancanza di comunicazione è una cosa di cui mi sento, e credo che Rosa Maiello senta la stessa cosa, di non avere nessuna, non mi sento in colpa, ecco. Poi mi piacerebbe, cioè, non conosco corsi né MAB né ANAI né altro che siano che escludano i non soci. Allora, grazie. Io concluderei qui. Credo che sia importante che tutte le sollecitazioni che sono emerse durante questa tavola rotonda non caschino, però, diciamo così. Ora siamo nel momento del grande entusiasmo, siamo tutti qui, però ecco, invece il fatto che ci portiamo poi a casa queste riflessioni, forse anche con caricando un pochino di responsabilità anche quelli che sono i nostri referenti nazionali a raccogliere tutte questi stimoli. A questo punto, arrivederci a tutti e... Allora...
Ok, allora i relatori sono invitati ad un buffet, per tutti gli altri ci rivediamo alle 14.30 qui, e non so se ci sono altre comunicazioni. Arrivederci a tutti.